Signori e signore, una Buonasera. buonasera a tutti Wow! da Night City Chumbas. Ora possiamo finalmente dire buonasera Chumbas! Buonasera Buonasera, Chumbas! Siamo di buonasera Night City, ma io ero convinto che fosse la Calabria c'è questa come la Calabria. settimana. Ah, come la Calabria? La Calabria, sì. Calabria 2077. Pensavo che fosse ambientata là, come si chiama? Villa? È a Villa Villa? San Giovanni, Villa San Giovanni. Allora, ragazzi, esordisco con questa cosa. Esordisci. Avevo in mente di fare questa avventura, non l'ho fatto, cambio di idea. All'inizio, quando la stavo programmando, volevo ambientarla in Italia. Ma non c'è Cyberpunk in Italia, sai che non A esiste il cyberpunk. Venezia nel 2077. Con il Berlusca Drone e tutte queste Berlusca Drone. Sarei stato Sì. molto curioso del Berlusca Drone. Lo so, volevo farla più politica e niente. Ragazzi, come state? Come stanno i nostri nipotini alla chat? Come state? Stiamo male, papà, Ha stiamo detto alla male. chat, no a Alla chat, ho Scusa, detto. Succhia chip. Succhia chip. scusa. Succhia ship. Cominciamo già con lo slang La tipo. Cyber Sicilia. La Cyber Sicilia, ragazzi. C'è la Sicilia Allora, illuminata al LED, tipo queste si va questa sera, ragazzi. Borraccia, che cosa hai preparato? Cosa hai Allora, preparato? Cosa si gioca stasera? intanto stasera giochiamo uno dei giochi che abbiamo avuto modo di provare nel corso di quest'anno e che Ma c'è, che non abbiamo approfondito. ma che non abbiamo approfondito così tanto, e stiamo parlando di Cyberpunk Red. No, no, Cyber Drago, No Cyberpunk. Cyber Drago, no La musica niente. come va, ragazzi? Allora, io la sento, alla chat bisogna chiedere, voi la sentite la musica? Ci sentite bene? Domanda di rito. Ora arriva quello, ma io sento la sigla di My Little Pony, ma io sento Amberdale che parla con la voce di Elgabro. Non si sa come mai, però succede questo, succede. Ragazzi, c'è una cosa, però c'è una cosa che piange, l'obiettivo abbonato è sceso tantissimo. Ragazzi, quello è un counter al contrario, quando arriva a 300 siamo felici, quando arriva a 0 chiudiamo il canale, quindi fate... Sì, quando arriva a zero il canale chiude, Pensi. ragazzi, No, non quindi succederà mai. No, la perché poi musica la funziona. è una trappola questa qua. Che poi la Cioè. gente, se la gente lo scopre, lo fa davvero. Cioè, vediamo, vediamo. Vediamo se è vero. Vediamo se sono veramente così onesti come dicono di essere. E poi non è vero Onesti. niente. E poi non è vero niente. Onesti. Non chiudiamo manco per il cazzo. Comunque, è vero, giocheremo Cyberpunk Red, gioco edito da Need Games, uscito se non sbaglio l'anno scorso, una cosa così. Sì. Nel 77 è uscito. Gioco ci è piaciuto tantissimo, a tal punto da volervelo riproporre, anche perché stavamo morendo, non so per quale strana ragione, stavamo morendo dalla voglia di rigiocare un Cyberpunk. Dopo tutti sti elfi, sti draghi, Bello il fantasy, sti maghi. bello l'orrore, ma ora un po' di azione ci vuole, bella Esatto. cruda, vera. E a proposito d'azione a livello 2 di Hype Train, Uè, il treno, proprio il cybertreno è arrivato. E comunque il gioco sarebbe strutturato per essere giocato negli anni rossi, però anticipo che noi nella scorsa volta, né ora, lo giocheremo negli anni rossi, lo giocheremo nel 2077-2078. Usando il sistema di Cyberpunk Red. Ok. Anticipo questa cosa prima che la gente dica quelli appassionati forte di questo gioco, perché sappiamo che cioè, non lo so se c'è qualcuno effettivamente fissato col sistema, ma penso di sì, come in ogni Gli cosa. appassionati forte che intendi tu? Della fissati col gioco, Tipo, fissati. minchia, Fissati. minchia, che hanno tipo la scheda minchia, stampata nel quadro. minchia, boh. Madonna. E comunque giocheremo una versione molto light del gioco, quindi non rompeteci il cazzo se sbagliamo gli skill check o facciamo combattimenti molto super veloci. Oppure rompete il cazzo, ma sarete un po' ignorati Ma questa quindi volta, un senza po' più del zuccheri, solito. light, senza zuccheri tutta la È sessione. zero allora, Zero, zero. ma zero, ok. Cyberpunk Red, zero. Zero regole usate, Cioè, probabilmente. le regole a cazzo nostre, quindi No, praticamente. non sono le regole a cazzo, però diciamo che abbiamo un certo margine di controllo sul sistema, ci siamo presi questa licenzina per rendere la narrazione più fluida. La narrazione.
io ricordo a tutti che dopo questo comunque arriva il botto, cioè bella Cyberpunk Red per carità, ma dopo arriva la maledizione del DM, quando sei DM non sai parlare, no. Ragazzi, dopo Cyberblamb arriva una cosa che è attesa, attesissima, finalmente ci avviciniamo. Sentinel 2! No, arriva ragazzi, ancora peggio, Lodge 4, finalmente l'ultima stagione, si conclude questo viaggio. Alla premiere ce ne andiamo ora. Si conclude questo viaggio, si avvicinano novità, in questi prossimi giorni vi mostreremo quello che abbiamo in cantiere e delle cose a cui i nostri amici dei Supernova Collective, che salutiamo, stanno lavorando, perché Streccati per le feste. Quello volevamo farlo, Streccati per le feste. Poi ci siamo resi conto, ci siamo guardati in faccia tutti e quattro. È troppo difficile e soprattutto non renderemo giustizia a quell'ambientazione. No, non è vero, ci siamo guardati e abbiamo detto, oh cazzo, ma Lodge? Quando cazzo la giochiamo? Ed effettivamente la giocheremo a dicembre. Anche se l'avevamo passata ai voti, Streccati per le feste ha perso per così, cioè... Vabbè, tra GDR Shrek o Lodge 4. Mi dispiace, ma GDR Shrek è ovvio. Infatti, c'è Ciuchino con gli smite di veleno. Vabbè, comunque. Ma allora, del fatto che, ragazzi, per Lodge 4 abbiamo tante sorprese e anche un ospite specialone per la seconda parte di Lodge 4. Abbiamo anche qualcuno che si unirà inaspettatamente al nostro gruppo d'avventura e prenderà parte integrante all'Oggi Universe, proprio alla fine. Posso rivelarlo così e distruggere tutto l'hype? No, perché io mi vorrei dissociare. Io mi potrei dissolvere. Io me ne fotto, che vuol dire, scusa? Ultima, ma non ultirad. È meglio che lo dica. Ho ceduto, ho venduto i diritti della proprietà intellettuale di Luna di Epitaffio 2 al suddetto Amberdale, così che lui potesse rendere poi un finale anche che magari integra parti della storia che avevo previsto io. Cos'è detto? Integra? Integra, sì. Ma è un riferimento a qualcos'altro? Pane di Segale. Tutti i brand del pane di Segale, che salutiamo. Ciao, che salutiamo, Pani. Ciao, Pani. Ciao, ciao, CEO del pane di Segale. Comunque, soldi si è fatto quello. Ci ho detto, ragazzi, io spero che la cosa vi piaccia. Io non mastero molto spesso sul canale, ma quando lo faccio ne prendiamo atto. Ma oggi lo sai che è successo? Mio padre ha provato Alexa, no? Arriva e fa... Dimmi una cosa prima, ma ha provato a chiamarla Alexia? Alexia. Sì, chiamami ora Alexia. No, Alexa, non ti preoccupare, dormi. Pure i miei hanno fatto così. Alexia. E urlavano. Alexia! E quella non rispondeva. Arriva e fa... Ho detto, papà, dai, chiedigli qualche cosa. Fa lui, Alexia, come posso andare in bagno? No, gli ho detto, No, Alexia, stop. Alexa, stop. Non me l'hai, Alexia. Vabbè, tizia, come si va in bagno? E quella gli fa. Ti giuro, vi giuro, ne prendo atto. Che vuol dire ne prendo atto? Ha risposto così. Ha detto a mio padre, dopo che lui ha detto, Alexia, come si va in bagno, simpaticone lui. Lei fa, ne prendo atto. Abbiamo scoperto che in realtà Borraccio è Jeff Bezos. Io sono Alexa. Oppure questa è la conferma alle nostre teorie, che Borraccio in realtà è un androide, esatto. È un androide creato dalla Amazon. No, secondo me lui è più C19. Secondo me, esteticamente, psicologicamente. Secondo me è un C6 col punto interrogativo. Scusate una cosa, però. Ora noi stiamo giocando Cyberpunk Red, giusto?
Ma non si gioca stasera, è un talk con la musica di Cyberpunk. Ok, mi può stare anche bene. Poi non è manco Cyberpunk ma questo. Se metti caso io volessi saperne di più in merito a sto gioco, c'è un manuale che posso comprare? Comprati il manuale, sì, lo puoi comprare. Ma dove posso comprarlo? Dipende, dal sito della Need Games, da Amazon, in fumetteria. Ma c'è un posto dove magari posso risparmiare qualcosa? Che ne so, la fumetteria online sotto casa. Non... No, vabbè, magari sotto casa se lo conosci gli chiedi. Ma se ti fa non conosci nessun posto particolarmente bello che dire fantastico. Aspetta, ho un amico che sicuramente lo sa. Alexia, cosa sbagliato? Alex, collegami a Fantasia Store. È chiusa, aspetta. Alexia, non lo conosci. Fantasiastore.it. Alexa vaffanculo. Allora ragazzi, se voi potete comprare il nostro, stai zitta, basta. Ecco, una serie di live molto bella questa. Allora ragazzi, potete trovare il manuale di Cyberpunk Red oltre sul sito di Red Games e tutto il resto, ma se volete risparmiare qualche cosa andate su fantasiastore.it con il nostro codice sconto di Ventination 5, che è Don Antonius, anche letto di Ventination 5, ragazzi, potete ottenere il 5% di sconto sul vostro ordine. Il codice è riutilizzabile, quindi potete sempre utilizzarlo di continuo finché proprio non si esaurisce, ma non si esaurirà mai perché all'infinito, e comprare tutta la roba che volete. Oh, 5% su 200.000 euro? E quanto su 200.000 euro? Come su 200.000 euro? Se fai un ordine di 200.000 euro, il 5% è 1.000 euro. Sono. 1.000 euro? Oh, 1.000 euro sono un bel po' di sì, quindi praticamente, in sintesi, se vi connettete a Fantasia Store e acquistate 1.000 euro in omaggio per voi, a quanto è... Esatto. Scrivete a Fantasia Store dove sono i 1.000 euro. Dateci soldi. No. Però ragazzi, scherzi a parte, potete approfittare del nostro codice sconto di Ventination 5. Quindi andate e supportate noi e supportate anche questo fantastico store che è fornitissimo e ci fornisce anche molti materiali utili a noi per giocare. Assolutamente, caro Amberdale, ma adesso direi che è il momento di mettere da parte tutto quello che abbiamo detto finora, perché bisogna intanto portarci sul layout. Allora, caro Borraccia, spostaci sul layout. Ma comunque puoi fare una bastarda adesso, metti un personaggio che si chiama Alexa e quando lo devo dire quella stronza si sveglierà ogni 2-3. Alexa, cazzo, potrebbe essere il vostro assistente Legend. Agent. Vabbè, Agent. Cominciamo, ragazzi. Vabbè. Che dissolvenza. Ti è piaciuta? Come hai fatto? Poi lo spiego. Da qualche parte, a Night City, in un tempo ormai forse andato, da qualche parte, una notte, dei fumi esalano dietro un ponte che appare in penombra. Una figura da lontano si erge, mentre dietro di essa, come dicevo, una quantità di fumi risalgono, fumi rossi. Dietro questo ponte si intravede questo edificio, un edificio dal logo rosso, una grossa M e una scritta Militech dietro questo ponte. La I di Militech si distacca dall'edificio e si intravede appunto questo edificio che lentamente inizia quasi a crollare. Una figura davanti appunto al ponte, con questo grattacielo, punta la pistola ad un'altra figura. Una figura un po' più bassa, no? Sdraiata, prona. Queste due figure si guardano lentamente. La figura che tiene la pistola puntata ben salda indossa un giubbotto lungo e dei capelli lunghi.
non si riesce a intravedere d'altro per il momento, ma si avvicina. La creatura sdraiata esala un respiro. Perché? Perché? Un solo sorriso. Tutto si dissolve a nero. Un suono romba come un motore. Una pistola echeggia nell'oscurità. Ma è passato un po', effettivamente, da quell'episodio. Ci troviamo in un altro tempo, in un altro, effettivamente, luogo. Un'altra figura si è appena svegliata, è sul suo letto, nel suo appartamento. Un appartamento di modeste dimensioni, in realtà. Eric, vieni svegliato dalle luci della città. Sono le 22 circa, quando il tuo agent, a un certo punto, squilla. Eric è un uomo dai capelli corti, abbastanza impostato, per così dire. Non è troppo grosso, però è più alto, diciamo. I suoi capelli sono verdi. Eric, i tuoi capelli cambiano immediatamente colore appena vedi l'agent che squilla. L'agent è il tuo smartphone, ti ricordo. Eric, intravedi il tuo agent, ci metti la mano sopra e si attiva appunto uno schermo collegato appunto alla tua televisione davanti al tuo letto che ti fa intravedere un messaggio. Ma intanto, chi è Eric? Eric Drills è una persona di origine, come origine, ha scelto rivoltosa a tempo pieno. In effetti, una vita fatta interamente di eccessi, alcol e droghe e BD sono più utili e funzionali del pane. Uno spreco infinito di denaro, ma solo per il gusto e per il piacere di sentire il proprio corpo stracolmo di euforia. Quel colpo è stata la cosa più bella che gli sia potuta capitare. Peccato però che qualcuno ha cantato come un uccello in gabbia. Sarebbe stato molto più ricco di così. Ma ehi, la previdenza non è mai troppa. Un gruzzoletto da parte è stato molto utile per campare un po'. Giusto il tempo per comprare qualche strumento e mettere su una one-man band, Johnny's. Esatto, proprio come lui, Johnny Silverhand, la leggenda di Night City, un eroe, un punto di riferimento, impareggiabile e irreplicabile. Ma la strada per il successo è ancora molto lunga. E il suo motto è? Non dico che non dobbiamo farlo, ma perché non farlo sballandoci? Eric, come ti dicevo, passi la tua mano sul... Solo una cosa, Anvil, forse devi alzare un po' la musica, perché io la sento molto piano. Si sente piano? Sì. Ok, l'alzo un po'. Sì, va bene. Ok, sì, sì. Ragazzi, voi della chat, se ci date conferma, se la sentite bene, se è troppo forte rispetto alle nostre voci. Comunque, ti dico, è a posto? It's okay now. Ok. Ci sta. Va bene. Perfetto. Forse un pochino allora, alta, dicono, poco. Ok, l'abbasso un po'. Così dovrebbe essere buono. Sì, forse. Okay. Eric, come ti dicevo, accanto a te c'è una donna. L'hai conosciuta ieri sera. È una tua fan, per così dire. Gli siete bevuti qualcosina in un locale sotto casa tua. Poi l'hai portata nella tua camera, nel tuo appartamento e vi siete conosciuti meglio. In effetti, hai dormito per 8-9 ore circa, in seguito a una giornata sfrenata. Droghe, alcol, brain dance, hai provato di tutto quella sera e lei ti è stata accanto e si è divertita tantissimo. In effetti la guardi adesso distesa sul tuo letto, dorme beata. Ma come ti dicevo appunto, uno schermo pop-up, diciamo, davanti a te, illustrandoti questa schermata. Che palle, già di mattina. Chi è che rompe il cazzo a quest'ora? Effettivamente il tuo schermo è collegato appunto col tuo agent, il tuo smartphone, e hai un nuovo messaggio. Sai bene che questo non corrisponde al tuo account principale
nell'agent, ma è un account aziendale che usi. È l'NCPD a chiamarti. Ah, è la persona più rompicazzo del 2077. Peggio di peggio di peggio non poteva andare. Rispondo al telefono. No, ti ha proprio scritto. Ah, è un messaggio, ok. È un messaggio. Vediamo che cazzo vuole sta tipa. Hola Ciumba, sta succedendo un bordello a downtown. Guarda un po', ci serve l'aiuto tuo e della squadra B24. Vi stiamo richiamando tutti. In sintesi, un gruppo di punk bestie di merda, come al solito, non meglio identificato, è riuscito a violare i sistemi di sicurezza del SoftSys, quello grande di fronte il Dreamers. Ora, non sto nemmeno a spiegarvi il motivo del vostro intervento. Abbiamo perso 12 uomini e diverse cyber unit circa 30 minuti fa. Avete massima autonomia, sebbene preferiremmo voi evitaste di danneggiare il SoftSys e tutta la merda cinese che vende. Mando un della main a prendervi, fatevi trovare pronti, non come al solito. Anticipo 500 euro dollari, mica male. Saldo totale sono 9.000, baby. Ovviamente scaleremo tutto dal vostro conto qualora distruggiate qualcosa di costoso. Sì, ovviamente. Dopodiché, quando finisci di leggere il messaggio e sbattono troppo i tuoi occhi, il tuo appartamento si illumina, dei led dietro il tuo letto che perimetrano tutta la stanza dove dormi e illuminano il corridoio per poi accedere alla cucina e al soggiorno, si illuminano gradualmente di un rosa, di un magenta che cambia colore, mista un verde, mista un blu. Di solito il tuo agent è collegato ai tuoi ritmi sonnoveglia e quando ti svegli e capisce che devi uscire, la casa si risveglia gradualmente. Ti è costato un occhio della testa, ma ogni volta che lo vedi pensi che siano dei soldi ben spesi. Mentre casa tua si illumina, la tizia accanto a te, di cui non ricordi nemmeno il nome, si rigira su se stessa mettendosi tipo il cuscino davanti, e il tuo cellulare squilla. Quello mio personale. Il tuo agent, sì, l'altro agent, l'account principale, quello tuo personale, squilla. In effetti, poco distante da questa scena, c'è qualcun altro. In questo caso parlo di due persone molto singolari qui a Night City. Il primo, diciamo che sembra un po' più stagionato, per così dire, ha dei capelli corti, neri, e una barba brizzolata, poco colta, poco curata effettivamente, una sigaretta in bocca, e la sua voce roca squilla, mentre accanto a lui, in una macchina appunto, c'è un'altra persona, un po' più singolare, per così dire. Una persona che appare dal look molto 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 distinto. Anche lui ha una barba, ma è molto più curata di quello accanto a lui. Il suo abito è di tutto punto. È dotato anche di alcuni innesti sulla parte dove vi è la rasatura della sua capigliatura, direi perfetta. Ma in questo caso il signor Arthur si rivolge a Clay. State aspettando che scenda il vostro collega che è stato richiamato circa 10 minuti fa. Siete sotto casa di Eric. E in questo caso, il primo a parlare è appunto il signor Arthur Schrutt. Arthur Schrutt è conosciuto, la sua origine è il bifolco antitecno. È un fixer e per strada lo conoscono come il bifolco laureato. Nome che da sempre lo infastidisce. Arthur è uno dei migliori fixer in circolazione, in grado di organizzare eventi di qualunque tipo in poche ore. Sa sfruttare questa posizione e collabora persino con le forze delle NCPD, proprio per queste sue particolari capacità organizzative. La sua vita è quasi del tutto distaccata da cyberware, innesti e stronzate simili. Si limita ad usare roba strettamente necessaria e in grado di metterlo in comunicazione col mondo. Arthur è un tipo calmo, ma non nasconde affatto un carattere
ma non nasconde affatto un carattere deciso che lo ha spesso messo nei guai. Gestisce un'attività che produce carni sintetiche e dove gestisce tutti gli altri suoi affari. In passato è stato un consulente finanziario, uno squalo della borsa, e mise in atto un colpo, anche lui, che lo fece rimanere al fresco per 4 anni. Adesso è libero, deciso a trovare chi dei suoi soci ha cantato. Il suo motto è... Avremmo bisogno di una nuova piaga e in giro ci sono troppe teste di cazzo. Arthur, ti giri guardando quell'uomo. Prendi una boccata d'aria, come se tu volessi parlare. La macchina è spenta, messa a lato, appunto come vedete nell'immagine. La macchina è di tutto punto, appartiene a un'unità della Main che è venuta a prendervi poco tempo prima. Eravate tutti nelle vostre abitazioni a farvi gli affari vostri. Ma vi è arrivato quel messaggio e, appena l'avete visionato, la macchina era già sotto ad aspettarvi. E quella faccia, appunto, il Delamain, l'autista, l'intelligenza artificiale, era comparsa davanti a voi, presentandosi e illustrandovi parte della vostra missione, del vostro viaggio. È stato assoldato dall'NCPD per prendervi. E non sarebbe partito se non prima avrebbe trovato tutti e tre. Arthur, ti giri verso quest'uomo, come dicevo un uomo molto molto distinto, ha tutta l'aria di essere un corporativo, ma già vi conoscete, effettivamente tu conosci sia Clay che anche Eric. In passato avete collaborato per altre missioni, però questa è stata molto più repentina, diciamo che siete tutti un po' di malumore. Quest'uomo invece, Clay, di origine, è un ex corporativo. Clay Rodriguez, anche detto Clayman, lo conosci, Arthur. Sai che viene detto appunto Clayman nell'ambiente. Cresciuto in una piccola comunità di nomadi fuori Night City, Clay nasce da una bella storia d'amore fra una trafficante d'armi e un corporativo. In pochi anni Clay si ritrovò per le mani una nuova vita. Ogni suo desiderio divenne realtà e la sua infanzia divenne ciò che ogni bambino poteva desiderare. Crescendo però, l'anima affaristica divenne sempre più presente e il mondo delle corporazioni lo assorbì sempre di più, fino a fondarne una assieme al padre. In pochi anni ne prese il controllo e si diede ad affari legali e non. Fu qui che conobbe il commissario Rogers. Questo stronzo gli stette dietro il culo per settimane, finché non ottenne un mandato d'arresto per traffici illeciti di innesti ed evasione fiscale e altre robe che non vi sto nemmeno qui ad elencare. Clay possiede un innesto particolare che gli danneggiò alcune terminazioni nervose. Impossibile da asportare, ormai è ciò. Impossibile da asportare ormai, e ciò gli cambiò drasticamente la vita. Esso permette di collegarsi a qualunque struttura sia identificabile come veicolo e di renderlo parte integrante del proprio corpo. La sua classe è il corporativo e il suo motto è: vivi e lascia vivere, roba che non vale per tutti. Arthur, guardi quest'uomo. Sta passando del tempo. Molti passanti vi passano accanto alla macchina. Alcuni fanno un fischio. Un ragazzino passa facendo appunto un fischio e guardando la targa della vostra macchina con senso di approvazione, mentre un'altra persona gli passa accanto, probabilmente un suo conoscente, e lo prende per il braccio come a distaccarlo dalla scena. Effettivamente avete un po' gli occhi puntati addosso, ma non vi preoccupate. L'NCPD tiene moltissimo alla privacy dei suoi agenti, e infatti i vetri sono oscurati. Sottovoce dico, sì, ve lo sognate tutto questo. Clay, quanto ci mette quello là a scendere? Perché ce lo portiamo dietro? Perché l'hanno preso? Prendo un tiro di sigaretta elettronica. Guardo Arthur. E io che diamine ne so. Quando arriva, arriva. Hai fretta per caso? No, ma... Non... Nessun ma, Arthur. Ma sai com'è? Affidare casi importanti o anche colpi o qualsiasi altra cosa a persone del genere che ritardano e non rispettano gli impegni e la puntualità non è mai un bene, ecco. Della Main. Lo schermo davanti a voi si illumina. Siete in una sorta di macchina molto 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 lunga. Sapete che è una macchina di classe A. Non la migliore di Night City, non è un'auto sportiva,
ma sicuramente un'auto di fattura ottima. Il sedile davanti a te si illumina, rivelando appunto un pannello LED, e sbuca della main. Salve signore, come posso aiutarla? Ah. Devi chiamarmi un numero. Poi? Ti guardo. È ovvio che posso. Il pacchetto comprende anche chiamate telefoniche, sebbene quelle all'estero vengano accreditate sul suo conto o su un conto da lei indicato a 1,99 euro dollari al minuto. Non mi importa. Ci pensa, chiamare... ha cambiato stato. Mi devi chiamare questo numero. Gli faccio il numero di Eric. Ok, non c'è bisogno che lo detti, sai già come funziona questo genere di cose, basta che mostri il numero nello schermo a un altro schermo LED, un po' come se fosse un QR, la riindirizza subito la chiamata. Eric, stai scendendo le scale. Nel tuo condominio ultimamente ci sono stati alcuni trambusti. L'ascensore si è rotto già da una settimana e nessuno è venuto a ripararlo, così stai scendendo le scale. Ancora questo ascensore. Sono 33 piani. Eric, stai scendendo e pianerottolo dopo pianerottolo vedi piano, sempre piano, un degrado piano. Un degrado sempre crescente. Non stai correndo, ti sei appena svegliato, Eric. Diciamo che volevi ancora divertirti con quella ragazza. È stata una bella serata ieri, è stata una bella giornata oggi. Il tuo cervello però è ancora addormentato e pensi continuamente, pensi a un sacco di cose. Scendi il pianerottolo, come dicevo, e vedi appunto un degrado che, scendendo sempre più in basso, effettivamente aumenta. Se nel tuo pianerottolo era tutto bene o male pulito, tranquillo, già scendendo al decimo, al nono, all'ottavo, vedi già diverse persone sedute sulle scale, diverse persone che fumacchiano roba non proprio legale, e vedi anche appunto qualche persona un po' più sospettina a scambiarsi qualche busta di troppo, ecco. Okay. Non mi stupisce più di tanto questa scena. Decidi comunque di farti gli affari tuoi e scendi. Avevo chiamato lui comunque. Esci dal portone per accedere appunto al secondo piano, accedendo, che ti fa accedere appunto al pian terreno, quando all'improvviso il tuo cellulare squilla di nuovo. Ancora? Vedi che effettivamente il numero è privato. Chiudo. Metti giù. Che appena vedo che... No, non lo sta chiamando col tuo, lo sta chiamando della mail. Sì, lo so. Ok. Clay. Dalla main ti risponde così. Oh, sembra che non voglia parlare. Non vuole parlare. Va bene. Guardo Arthur. Ci ho provato. Ha veduto dai vostri volti che non siete molto entusiasti di trovarvi qui, o mi sbaglio? Dalla main tra 3 minuti parti. Qualunque cosa succede. Poi si rivolge verso Arthur, fa: la sua pressione arteriosa è... Non guardarmi! Che cavolo! Beh, mi fate... Ah, voi e tutta quella stronzata tecnologica. Basta. Non rivolgermi lo sguardo e neanche una parola. Come preferite. Si chiude lo schermo. E Derek, scendi appunto al pianerottolo. Quando scendi il pianerottolo, effettivamente vieni inondato totalmente da una folla di gente. Effettivamente tu abiti in una delle piazze più frequentate di questa parte della città. Ti trovi lì, appunto, sperduto. Tu hai gli occhi ancora mezzi chiusi, diciamo, e vedi già pubblicità, neon, cose che ti illuminano, passanti che ti urtano, tantissime persone lì intorno a te. Non sai dove dirigerti. Ecco perché non esco mai la mattina. Non è mattina, è sera. Ah. Ok. Fa ridere ancora di più. Fa ridere ancora di più. Sì. Stunnato da ste cose. Hai dormito tutto il giorno. Ok, mi cerco di farmi spazio tra la folla, spingendo e arrivando sul ciglio della strada per vedere se vedo qualche macchina familiare parcheggiata. Ne vedi diverse. Ci sono davvero tante macchine. Alla fine sono circa le 22. E Night City è piena in questo orario, diciamo che è un orario un po' di punta.
Riesco a vederlo per caso, cioè dalla macchina. Tu non hai idea di dove abita esattamente, sai soltanto che abita da queste parti. Cosa fai? Bene. Allora, semplicemente dopo aver attraversato la folla, mi metto sul ciglio della strada e mi guardo a destra e a sinistra per vedere se c'è magari qualcuno che mi nota e mi faccia qualche cenno, qualcosa. Eric, destra, sinistra. Non vedi nessuno ad aspettarti. Alla fine sai che ti venivano a prendere con una macchina, ma non sai quale macchina. Però il tuo occhio va appunto alle macchine meglio messe, per così dire. Attraversi la strada e ti dirigi quindi nell'altro marciapiede. Quando attraversi la strada, una macchina sfreccia a tutta velocità. Ok. Ti scansi per pochissimo. Questa macchina, però, è come se tu vedessi la scena quasi a rallentatore. I tuoi riflessi sono estesi. Sono stati migliorati i tuoi riflessi, caro Eric. Ed è uno dei tuoi innesti che si attiva istintivamente. Ok. La vedi quasi passare appunto in slow motion accanto a te. Ti tiri indietro. Per pochissimo non ti metteva sotto. Ok, faccio un balzo all'indietro. Dopodiché mi giro a guardare, mi metto in mezzo alla strada a guardare questa macchina e fargli cenno: che cazzo fai? Deficiente! La musica aveva palla questa vettura che è passata. È questo brano. E quando stai alzando la voce contro quella macchina, indicando il dito, ti fermi. È una macchina che stava per metterti sotto. Ma la canzone che senti, I Samurai, il gruppo di Johnny Silverhand, un brano che tu conosci a memoria, Eric, e ti fermi lì impalato solo per un attimo, per poi essere spinto da altri passanti che attraversano come te, e ti dirigi all'autostrada. Questa macchina appunto inizia a fare qualche derapata per poi girare l'angolo, e la musica appunto si... Ok, appena sento sta canzone, tipo, dimentico totalmente quello che è successo. E mentre che stavo puntando il dito, alzo le mani. Sei un grande fratello! Tutti ti guardano. Alcuni si fanno i cazzi loro, alcuni ti sorridono. Altri si mettono a ridere. Uno passa accanto a te e fa... musica di merda! Che cosa? Sputa per terra. Cosa? Musica di merda, chi è che era quel Johnny Silverhand? Che cosa hai detto? Piacere che è morto. Come è fatto questo? Che cazzo hai da guardare? Che tipo è questo qua? Questo. Una persona abbastanza normale, ti sembra anche abbastanza brilletto, diciamo. Si accende una sigaretta con un innesto installato sul suo palmo delle mani, che appunto vedi che è completamente ustionato. Dal quale appunto fuoriescono queste fiamme. Che c'è? Vuoi una sigaretta? Ah, sì, voglio una sigaretta. La prendo e gli prendo quella che ha in bocca. E me la prendo. Ma che cazzo fai? Hai chiesto se volevo una sigaretta, pezzo di merda. Me la sono presa. Qual è il problema? Intorno a voi qualcuno vi scansa. Vedi lui che tipo a un certo punto fa. Ah, sì. Spacca la bottiglia che ha in mano in una ringhiera. E ora come la mettiamo, pezzo di merda? Oh, amico. Vedete voi? Ho dovuto farlo. Vedete voi che a una cinquantina di metri da voi la folla si sta quasi dileguando. Vedete delle ragazzine che iniziano quasi ad affrettare il passo, effettivamente. Intravedete delle figure, ma non sapete chi sia. Mi guardo Arthur, devo scommettere che è lui. Ma se ci muore tanto meglio per noi, è un problema in meno per l'NCPD. La main, avvicinati lì. Dai, Clay. Certo, signore. La macchina lentamente si mette in moto, molto silenziosa, e accosta quasi questa scena, che ora riuscite a vederla per intero, ma tra una quindicina di secondi. Quindi vedrete quello che descriverò a breve. Ok. Eric, ti punta appunto questa bottiglia spaccata, quasi alla gola, è molto vicino a te effettivamente, ed è bello pericoloso. Ok, io lo guardo
quasi impassibile. I miei capelli, da che sono verdi, cominciano a colorarsi di rosso. Ah, bel trucco, ragazzina! Mentre che mi guarda vicino, se proprio molto vicino, gli sputo la sigaretta che mi ha dato in faccia. Proprio gliela lancio di sopra. E dopo gli carico un pugno con le mie braccia da gorilla. E lo scaravento tipo all'altro lato della strada. Braccia da gorilla. Quello sì. Che succede è questo, lo vedete dall'esterno. Vedete questo tipo che punta appunto questa bottiglia. Vedete che barcolla un po'. E vedete quest'uomo, un po' più basso di lui, ma molto 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 più determinato, sputargli questa sigaretta in faccia. Quest'uomo indietreggia un po'. Quest'altro ragazzo gli dà un pugno sullo stomaco così tanto forte che riuscite quasi a intravedere l'onda d'urto. Questo povero signore si trova a terra. Pensi, quando gli hai dato il pugno hai sentito effettivamente alcune ossa fracassarsi. Va bene. Senti la tua mano di ferro sotto i tuoi guanti e sotto appunto la tua felpa pompare sostanze in grado di migliorare ancora di più. E senti le tue braccia tremare. Poi ripensi a questa scena. Johnny Silverhand. Le persone non ricordano. È passato forse troppo tempo. Questa persona rialza la faccia e fa... Sei solo un coglione! Fanboy di merda! Siamo lì vicino? Cioè, siete a una decina di metri. Ok, adesso... scendo dalla macchina, senza dire nulla, mi avvicino alla scena appena lo vedo. Hai bisogno che ti spacchi un'altra costola oppure te ne vuoi andare via da qui e stare con la bocca zitta? Ehi! Dai dietro le spalle di Eric. Che cazzo è? Tra la folla senti una voce familiare. Lo guardo così. All'inizio pensi che sia un corporativo, poi lo riconosci. È un tuo collega, effettivamente. La squadra B24, giusto. Il motivo per cui sei qui, Eric. Clay, fottuto Ben! Gli vado verso di lui, lo scanso con una piccola spallata e vado verso il tizio. Lo aiuto a alzarsi. Ehi, ti ha fatto male. No! Non lo toccare, lascialo lì. Per non mi serve il tuo aiuto, corporativo di merda. Non mi serve il tuo aiuto, non mi serve l'aiuto di nessuno. Ah no, volevo ripagarti i danni. Alzati, quanto ti devo. Non mi interessa un cazzo. Non ti interessa? Meglio così, gli diamo una ginocchiata in faccia. Esco la testa fuori dal finestrino mentre fanno tutto questo. E gli urlo. Ragazzi, avete finito di giocare, abbiamo da fare. Mi volto verso Eric. Vieni in macchina, muoviti, abbiamo già perso troppo tempo. Arthur, figlio di buona donna, che cazzo lo prendo tipo quel bambino che ci è passato prima alla macchina e lo tiro verso la macchina. Muoviti, Eric. Eric, fammi un test. Te lo dico subito su cosa, ma un simil percezione. Fammi un test su... percezione. Okay, percezione, okay. Con hai qualche innesto, hai qualcosa? Ho un... no, per la percezione visiva o auditiva, perché io ho l'udito amplificato, un più 2 sulle prove di percezione. No, visiva. No, allora no, ok, fammelo con int, allora normale. Comunque, Borraccio, già a un'ora di sessione il tuo personaggio è la cosa più bella che abbia mai visto. 15. Grazie. ok, 15. Ok, Eric, con la coda dell'occhio vedi questa persona che sta estraendo qualcosa mentre tu ti stai girando. Cosa vuoi fare? Vuoi soffermarti su questo dettaglio? Quale persona, scusami? La persona che punterà a terra, che avete, sì. Ok, tengo lo sguardo fisso su di lei, visto che sta provando a estrarre qualcosa dalla tasca. Ok. Ok, estrae uno smartphone. Poi fa "This is cheese". Ok. Ti scatta una foto. Vedi che appunto un flash ti illumina il volto soltanto per un attimo. Sei un grande. Mi avvicino a lui. Lo prendo qui dal collo. Che cazzo devi fare con questa foto? Volevo un autografo singolare, Johnny. Sennò me l'ho detto che ti potevo trovare qui.
me l'hanno detto alcune amiche. Sei un grande fratello. Sei un bastardo. Gli prendo il suo smartphone, prendo la foto e col dito tipo gli faccio l'autografo. Ok, attivi una modalità disegno improvvisata, appunto fai la tua firma sulla foto e si vede la tua foto, appunto, che tutto incazzato che lo guardi appunto dal basso, con la tua firma. Grande fratello, prima o poi ci dobbiamo fare una bevuta. Cazzo, sì. Cazzo, mi va benissimo, ma non dire mai più quello che hai detto prima. Ho veramente ti spacco le costole. Vaffanculo, lo sanno tutti che è una leggenda. Senti, si alza, fa, hai qualche spicciolo? Certo, fratello, tieni. Gli passo 10 euro dollari. Basta! Salite! Sei un grande. È finito, alla prossima. Tutti li guardano come per dire, boh, comunque molta gente si è tenuta a distanza dopo qualche secondo. Senti, da questa senti scena. Master, lo prendo dalle spalle, tipo lo zicco in macchina come la polizia. Muoviti, dannazione! Okay. Piano! Voi tutti andate a fanculo da qualche altra parte! Lo spettacolo è finito! Fatti una sega, corporativo di merda! Un ragazzino ti risponde mentre ti passa accanto. Dovresti, Clyman, fa bene. Fa bene alla pelle, fa bene alla mente, fa bene un sacco di cose. Chiudo la macchina, faccio della main. Metti un po' di musica calma, per favore. Cazzo, musica calma. Oh, ma siete tutti qui. Possiamo recarci finalmente punto d'atterraggio? Sì. Certo, della main, basta che ci metti i samurai di sottofondo e noi siamo tranquillissimi. Non mettere niente di sottofondo che abbia un basso e una chitarra elettrica, ascolta me soltanto. Sento parlare Eric, gli do uno schiaffetto qua dietro la nuca e gli faccio... Allora, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, avevamo detto basso profilo, Eric. E quello non è per niente da basso profilo. Arthur, non è stata colpa mia. Io non ho fatto niente, vi stavo cercando, non sapevo mi sareste venuti a prendere. Tu non stavi cercando un cazzo di nessuno, perché se cercavi qualcuno mi avresti risposto al cellulare. E io che ne so, mi chiamo un numero privato, non rispondo. Che cosa vuoi che sia? Sei messo a pestare una persona in strada totalmente random. Beh, se l'è meritato, no? Ma non me ne frega niente se se l'è meritato oppure no. Ma io che cazzo ne so che eravate qui? Profilo... Basta, avevamo l'appuntamento per oggi e sei spuntato mezz'ora in ritardo. Capisco. Senti, che hai 33 piani di scala. No, nessun appuntamento, siete stati tutti colti alla sprovvista. Glielo dico comunque in questo modo. Gli dico, senti Dio, da che puzza ancora di latte, non abbiamo tempo da perdere qui. Se tu hai una rock band, ti puoi tingere i capelli di qualunque colore, a me non importa. Qui, quello che stiamo facendo... coinvolge altre persone. Io onestamente non ho il minimo tempo da buttare appresso alle tue cazzate, ok? Grazie, Clyman. Va bene, d'accordo, facciamo un po' quello che volete voi. Basso profilo, tutti calmi, belli tranquilli. Sapete che non succederà mai, vero? Però va bene. Signori, vi avverto un po' tesi. Metterò un po' di musica come ha consigliato il... dotto e il signor Clay. Questa cosa mi dà ancora più sui nervi. Esaminando i vostri profili psicologici mi viene in mente solo una cosa. Questa canzone. Ne avete mai sentito parlare? Ascoltate questa canzone mentre la macchina appunto si sta dirigendo verso l'autostrada. È una strana sensazione, è sempre una strana sensazione stare in una macchina in cui il volante è vuoto, cioè il posto del volante è vuoto ma si muove comunque, alla fine è della main che guida. E la macchina inizia a prendere velocità e a sfrecciare appunto nella superstrada che vi conduce dall'altro lato della città. Dico, questa guardate, aspetta, guardate fuori dal finestrino, certo che l'hai già sentita Clay, è naturale. Guardate fuori dal finestrino, ragazzi, e vedete appunto Night City per com'è in questo momento. Sono circa le 10:30. State appunto frecciando sull'autostrada e vi viene da pensare sentendo questa canzone. E questa è Night City nel 2078. In effetti, ragazzi, è da poco finita l'estate.
ci troviamo a fine settembre e ancora c'è quella brezza estiva. Infatti state con i finestrini calati. C'è quella brezza estiva e quell'aria quasi di malinconia che unita a questo brano enfatizza la sensazione. In sostanza il mondo è ancora per come lo avevamo lasciato, per come ve lo ricordavate, sia ieri, un mese fa, un anno fa, 10 anni fa, non è cambiato granché. Sporco, corrotto, crudele, ma dannatamente affascinante. Mentre la luce dei LED pubblicitari continuano a bombardare sia i vostri occhi che le vostre orecchie, le grandi corporazioni, come vedete dagli edifici, governano la città. Sopra le vostre teste ci sono effettivamente gli edifici dell'Arasaka, della Militech, della Softis e di tantissimi, del Trauma Team, di tantissime altre corporazioni. Siete in effetti vicino alla plaza dove ci stanno tanti edifici corporativi. È una zona un po' più borghesina, per intenderci. Queste corporazioni, pensate, sono governate da uomini potenti e influenti che guidano l'economia verso quasi un consumismo sfrenato e sregolato. Vedete effettivamente i passanti nei marciapiedi. Molti di loro sono tristi, sono rinsecchiti, molti camminano con una postura curva, tossiscono. Altri invece sono molto più appariscenti. Vedete tantissima varietà di gente. Tra gente che potrebbe essere parte di una rock band, o influencer che camminano con la telecamera accanto, che gli fluttua appunto accanto, e altre persone invece malaticce, vecchie, brutte, obese. Vedete un po' di disagio sociale, esistenziale intorno a voi. In queste strade, ragazzi, parole come la paura, paure, parole come la povertà, ma anche parole potentissime come stupro e razzismo, non vi sconvolgono più, effettivamente. La città alla fine offre tantissimi divertimenti, brain dance, droghe, intrattenimenti, come vedete, in qualsiasi ore della giornata, sia a casa tua che a casa altrui, oppure nelle strade di Night City. Vedete appunto tutto questo mondo intorno a voi che vi confonde un po'. Fate questi pensieri. Quindi osservate malinconicamente Night City in tutto il suo splendore e il disagio, e osservate quell'imperiale edificio. Vi fossilizzate su quella scritta che ho descritto poco prima, l'Arasaka, nella parte alta della città, e in sottofondo sentite appunto questa canzone. Sapete tutti chi ha fatto questa canzone? Un certo Skeller è il suo nome d'arte, poi rivelatosi come Hideki Mundi. Skeller era il membro di un gruppo. Questa informazione la sa molto bene anche Eric, che ha seguito tantissimo la vicenda. Skeller era il membro di questo gruppo, i Sidewalks and Skeletons. Un gruppo che provò, Eric, a risvegliare la coscienza delle persone con la loro musica, trasmessa per BD. In effetti pensi anche a Johnny Silverhand, a quel brano che ho sentito prima. In qualche modo sono simili Skeller, i Sidewalks e Johnny Silverhand. In effetti, gli eventi accaduti qualche mese fa hanno risvegliato questa sensazione e hanno risvegliato anche una cerchia nemmeno troppo ristretta di anarchici. I Sidewalks and Skeletons, Skeller e tutti gli altri membri della band vengono trasmessi spessissimo in molti canali radio, ed è il motivo per cui Della Main li ha messi. Diciamo che sono diventati commerciali, ma sono diventati anche delle leggende, sia della musica che della società in cui vivete. Ma le leggende a Night City muoiono da cani. Ricordate tutti ancora quella sera nel newsfeed? Stava in tutti i telegiornali e i giornali passati in streaming e sul web. I Sidewalks fanno uscire il loro ultimo singolo, l'ultimo, intitolato Never Surrender, con la diretta sul Metanet di Hideki Mundi, mentre conduce il suo gruppo verso la distruzione. In men che non si dica, quella sera i cieli di Night City furono illuminati dalla visione dell'imperiosa base della Militech che crollava dal suo interno in un fascio di esplosioni a catena. Quell'immagine davanti a voi, triste, malinconica e comunque bellissima per Eric. La popolazione quella sera, tutti a Night City sgomentarono.
Erano tutti illuminati da una nuova speranza, una nuova luce. La ribellione era possibile, Eric, agli occhi dei comuni mortali. Ma in seguito a questo, e questa è una cosa che sa invece molto bene Clay, in seguito a questo, Lara Saka, che era eterna rivale della Militech, sul campo biomedico e anche quello militare, vide le sue azioni in borsa rimbalzare, e anche, in realtà anche Arthur, visto che se ne intende le azioni in borsa, le vide rimbalzare totalmente, perché, essendo che la Militech adesso aveva perso potere, qualcun altro ne aveva guadagnato in modo smisurato. Ciò rese quello che Lara Saka adesso è a Night City, a distanza di pochi mesi, ancora più potente, ancora più oppressiva, mani in pasta ovunque e volti puliti. Sta colpa dei Sidewalks, allora. Ciò dimostrò, alle menti ancora lucide, quindi questo pensiero non lo fa Eric, lo fate più voi, questa cosa dimostrò alle menti ancora lucide un fatto, che è impossibile ribellarsi al sistema. Il sistema troverà sempre un modo di fotterti, prima ancora che lui, che tu voglia fottere lui. I Sidewalks, senza volerlo, avevano abbattuto un nemico e ne avevano creato uno più grosso, facendo lo stesso gioco che la società, che tanto detestavano, faceva da tempo. La ribellione fa parte del sistema ed è già preventivata, è già calcolata dal sistema stesso. Fate un sospiro, guardate di nuovo quell'edificio e pensate, ma in fondo cosa importa? Vanno e vengono tantissimi Chumbas a Night City, alla fine è soltanto una storia. Mentre sentite ancora Skeller in sottofondo in radio. Eppure facevano della bella musica, una delle poche cose che va bene di questi tempi. Molto bella musica, caro Arthur. Molto bella. Già. Non capisco come faccio a non piacerti, Clay. È veramente l'unica cosa, forse, che questi computer del cazzo sanno fare bene. Un corporativo, cosa gli deve piacere a Clay? Senza offesa a Clay, ovviamente. Sei mutato, Clay, attiva il tuo sensore di voce. E invece, invece mi offendi, non sono più un corporativo. Ah no? No. E fai bene. E fai bene. Zitto, Arthur. La macchina sfreccia a tutta velocità comunque mentre parlate. Avete già preso velocità, viaggiate circa sui 210 km orari. Prendo l'agent. Una delle mie preferite. Io non vi capisco. Mm? Siete così fieri di far parte della plebe e di tutta quella parte di Night City lì. Chi cazzo è che fa parte della plebe? Oddio, parli proprio come un corporativo, però. Guarda, tu faccia di merda, tu fai parte della plebe, tu che prendi a bottigliate, ti prendi a bottigliate con uno sconosciuto per strada, come vuoi che ti chiami? Intelligente, laureato? Beh, come vuoi che ti chiami? Genio del crimine? Per me è come se avessero insultato la mamma, e penso che tu avresti reagito allo stesso modo se ti avessero insultato la mamma. Non pensi anche tu? Non ha insultato tua madre, idiota. E anche se tua madre venisse insultata, se lo merita per aver fatto uno scarto come te. Forse hai ragione, ma lui è il mio unico vero dio e non si deve toccare né tantomeno nominare in vano Clay. Unico vero dio. Anche se sei una zucca vuota, questa cosa che combatti per i tuoi ideali mi piace veramente molto. E infatti guarda come sono finiti tutti quelli che combattono i tuoi ideali. Avete benissimo entrambi in testa la vicenda dei Sidewalks e Skeletons. Sì, sono schioppati malissimo, sì. Come dite e adesso, voi, giovani. E adesso si esibiscono in salotto per mio figlio. E ti senti tanto grande a poter dire questa cosa? No, mi sento tanto stupido che voi ancora credete in qualcosa del genere. Non potete abbattere questa cosa. Guardate me, facevo parte di una corporazione. Sono uscito fuori dai giochi e semplicemente mi hanno rimpiazzato. E quindi con questo cosa vorresti dirci? Se vedi che lo fanno nel singolo, figurati su larga scala. Se Lara Saka muore, e qua può darti conferma il nostro amico Arthur. Se Lara Saka muore, qualcun altro prenderà i suoi cocci. Ne farà un altro edificio più alto, più grosso e più bello. Beh, questo è anche vero. Per questo dovrebbero scomparire tutte le corporazioni. Ma il problema è questa tecnologia di merda. È quello che avete nelle braccia e negli occhi. Il problema è che se le corporazioni svaniscono, Night City diventerà semplicemente una terra rasa al suolo dalla guerra. Adesso vi faccio un piccolo esempio. Spengo il mio agent.
Mettiamo caso che uno di voi geni del crimine dovesse guidare Night City. Pensate che ci sia gente così in gamba da poter guidare questa città senza accumulare così tanto potere da non diventare una nuova corporazione? Dai, aspetta, mettiamo al capo il tuo Johnny Silverhand per un momento, ok? Sicuramente avrebbe ridistribuito quei 4 soldi che le corporazioni hanno in saccoccia, e poi? E poi cosa avrebbe fatto? Diamine Clay, ma perché dobbiamo fare questi discorsi a quest'ora? Non dobbiamo fare cose molto più interessanti che discutere di queste stupidaggini o pensieri tuoi. Di cui non me ne frega assolutamente niente, per carità, perché non li condivido in nessuna maniera. Ci mancherebbe che li condividessi, non hai idea di che cosa sto parlando, brutto idiota. Ma in realtà, per quanto sia un idiota, è vero, è un discorso abbastanza sterile. Non porta da nessuna parte, semplicemente. E così, sempre sarà. E allora qual è il punto di tutto questo? Non vale la pena neanche parlarne, se per questo. Ritorniamo alle pietre e ai bastoni, allora, così abbiamo risolto tutto, no? Ah, sarebbe meglio. La macchina, come dicevo, appunto, sta sfrecciando nell'autostrada, quando a un certo punto, classica situazione che vivete tutti i giorni, c'è fila. Ah, sicuramente ci sarà stato un altro delle migliaia di incidenti che si svolgono qui. Della Main sembra un po' più urtato del solito. Sapete che un'intelligenza artificiale è molto avanzata e che spesso sembra quasi che possa, anche se non è così, è soltanto programmata molto bene, sembra che possa quasi sviluppare empatia. Fa sempre la stessa storia, sembra. Quale storia? Di che parli? Guardate davanti a voi. Beh, lì effettivamente un so. Sì, mi riferisco a quello. Non pagano abbastanza per attendere. Vorrei sfrecciare veloce, veloce come un fulmine. Veloce come un fulmine durante la tempesta. Io mi volto, tipo, sposto il cellulare e guardo così. È profondo per una macchina. Della Main guida, non abbiamo bisogno delle tue digressioni. Sì, abbassa del 50% le tue emozioni. Ecco. Non posso guidare, Clay. Attenderò qui. Guardo, Clay. Per te sono il signor Rodriguez. Ma Clay, non essere così aggressivo con Della Main. Ci sta solo scarrozzando in mezzo a tutta la città. Se non può passare, non può passare. Non è un mio amico. Non vedo perché debbo essere amichevole. Va bene, vediamo che cazzo sta succedendo. Scendo dalla macchina. Master, una cosa. Velocissima e stupida. Ma i Della Main possono comportarsi effettivamente così, che ti chiamano per nome? Si comportano come delle persone, e non è la prima volta che ci avete a che fare col servizio Della Main. Vi conosce meglio del vostro agent, perché è collegato in sincro. Effettivamente, certe volte avete discusso con lui e lui si è preso un certo lusso. Però ovviamente, se voi disabilitate certe funzionalità, vi tratterà appunto come un pacchetto base. Ho capito, va bene. Basta, io scendo dalla macchina, visto che siamo fermi in fila. Tu scendi dalla macchina, effettivamente vedi una sorta di, come posso dire, un jet di quelli della Trauma Team, schiantato totalmente sull'autostrada. Alcuni membri, diciamo, della polizia, dei tutori dell'ordine, dei vigili, stanno facendo passare piano piano delle macchine. Però calcola che la carreggiata si è ristretta di tantissimo. Quindi voi effettivamente continuate ad avanzare, ma molto 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 più lentamente. Passerà. Voi siete comunque quasi arrivati. Quindi quando rientrerai nella macchina, Della Main dirà: signori, se intendete raggiungere il posto per tempo, vi conviene abbandonare la vettura e recarvici a piedi. A piedi? Ok, va bene, non ci penso due volte, andiamo, forza. Esco anch'io. Sistemo la giacca. Va bene, Della Main, grazie mille. Ricorda di venirci a prendere questa volta, non come l'ultima volta. Cercherò di fare il giro largo, vi aspetterò fuori. Probabilmente sarò lì tra 20, forse 30 minuti, dipende dal tempo. Va bene, signori, allora mi sa che ci tocca fare come ai vecchi tempi, muovere le gambe.
Bello, meraviglioso, andiamo. Fantastico, vero Arthur? Ah sì sì, quel coso mi mette i brividi. Davvero incredibile come storia. Sì sì, tutto splendido, muovetevi. Mi stai prendendo in giro, Clay? Eric, confondo ancora i vostri nomi. No. Oh no, assolutamente no. Ci reghiamo verso il luogo. Scendete delle scale, siete nell'autostrada, quindi scendete per le scale e vi recate al quartiere un po' più malfamatino, tra virgolette. Nulla di serio comunque, non è una zona, non è uno di quei ghetti particolari, però vedete che l'ambiente cambia un po'. Sono i sobborghi di downtown. Siete ancora lontani comunque rispetto al luogo che perché allora, allora faccio una cosa, appena siamo su una strada libera prendo l'agent e, e chiamo un taxi cab. Ok, riesci direttamente a farlo dall'app, non serve chiamare e parlare telefonicamente. Sì, sì, ma per dire va. Ok, aspetterai là circa 5 minuti. Cosa vuoi fare nel frattempo? Sta arrivando il taxi cab, quindi ce n'era bisogno. Sì che ce n'è bisogno, non porto la mia giacca in questi quartieri malfamati. Metti che suda o che gliela rubano, chi la ripaga poi? Lo guardo malissimo. Ma ricordatemi, che cazzo dobbiamo fare adesso? Dove stiamo andando? Ci hanno convocato, questo di Basta e Avanza, come tutte le volte in cui ci chiamano, Eric. Sempre la solita domanda del cazzo. Non hai letto? Sì, ho letto, ma ero abbastanza assonnato quando l'ho letto. Dicono che ci sono dei panca bestia che hanno dando qualche problema. Jones ci ha chiamati, la squadra B25, bla bla bla. Sì, è strano che mi chiama sul campo, che mi chiami sul campo direttamente. In tutto genere questo, mi contatta per altro. Tre persone così speciali per dei panca bestia. Non mi convince tanto come cosa. Clay, vedi che il cervello ti cammina in realtà. Clay, mentre loro parlano comunque, tu sei con la testa piegata sul tuo agent. A un certo punto senti appunto che sta squillando. Riesci a vedere il quadrato, sai di chi si tratta. L'ispettore River Ward vorrebbe parlare con te. Ti si pop-appa questa finestra. Faccio... sorrido. Rispondo. Parla Clay. Agente Clay. Clayman, anzi. Senti che la sua voce è affannata. Dove vi trovate? Regina vi ha già detto tutto? Più o meno. Stiamo aspettando un taxi cab. Abbiamo lasciato il della main, c'era troppo traffico. Avevano mandato un della main a prenderti, ma mi sa che non serve a niente. Hanno deciso di mettere l'intero quartiere in quarantena. Tutto per una stupidaggine. Di che parli? Mi sto recando lì anch'io, al Softsys, sembra che sia più grave del previsto. Hanno... a quanto pare sono entrati nell'infrastruttura netta del Softsys. E hanno... ha creato anche strutture limitrofe. In sintesi, tutto il quartiere adesso... Guarda, se stai in silenzio puoi sentire persino... Dove vi trovate? Mi guardo intorno. Tutti gli altoparlanti del quartiere stanno riproducendo sempre la stessa canzone. Non può essere un caso. Sta succedendo qualcosa. Credo di aver capito pure cosa. Mi guardo intorno. Mi vedo che cosa intorno. Dove siamo? Che via è? Voi siete ancora una decina di minuti dal quartiere, dall'inizio del quartiere appunto di downtown, dove dicevano loro. Okay. Dove c'è il Softsys. È una zona comunque non troppo distante, abbastanza tranquilla. Siete, sai, in uno di quei vicoletti. Uh-huh. Non siete su una strada principale comunque. Infatti intorno a voi non c'è praticamente nessuno. Siamo appena entrati nel quartiere downtown. Stiamo aspettando questo taxi cab e ci richiamo al luogo dove ci hanno indicato. Non dateci a piedi, non potrebbe comunque fare niente il taxi. Come vi ho detto, non può entrare né uscire nessuno fin quando non capiamo qual è il problema, eccetto noi. Guardo questi due che parlano. Cazzo, è assordante. Va bene, che serata del cazzo comunque. È appena cominciata. Chi ha avuto la bella idea di romperci i coglioni a quest'ora? È tutto d'un tratto. Direttamente Regina, ma ha fatto bene, abbiamo sentito diverse segnalazioni.
Dicono che non riescono a dormire. Poi ci credo. Tolgo il viva voce, me lo metto all'orecchio e gli faccio: avevamo sempre detto, tramite l'accordo, che mi dovete dare almeno 3 ore di preavviso. Non 3 minuti, no, 30 certe, minuti. Certe volte non è possibile, Clay. Abbiamo perso quasi 15 uomini, tra cui diverse cyber unit. Pensi che io sia felice di dovermi recare lì a piedi con questa cazzo di musica? No, ma sai benissimo che non posso abbandonare la mia famiglia in piena notte. Non importa. Parlerò con Regina. Faremo un lavoro veloce. Sai che Regina non c'entra un cazzo in questa situazione. Non c'entra mai un cazzo, Regina. Non c'entra mai un bene amato cazzo nessuno. Chiudo. Butto tipo l'agent all'interno della tasca. Tipo. Che vedete, Clay. Vedete che effettivamente infila il suo smartphone molto molto violentemente nella giacca, quasi rovinandone un bordo, infischiandosene del valore di quella giacca che costa all'incirca sui 300 euro dollari e appunto ha un'espressione persa nel vuoto, arrabbiata ma anche confusa. Che problema c'è per lei? Li guardo girando gli occhi, sono molto, mi vedi che sono molto stanco di sta cazzata. Ora mi volto e dico: cioè, che vorrei essere a letto a dormire con mia moglie. Siamo in due su questo, ma cosa c'è? Lo guardo. Con tua moglie? No, a letto sì. Con qualcuna che non sia mia moglie. Non so ma che allora... cazzo di, non so che tipo di accordi avete voi, ma io ho degli accordi ben chiari con questa gente. Quando non vengono rispettati mi rompo un po' i coglioni. Beh, sei stato tu comunque ad accettare, sei qui, no? Accettare? Guardo Arthur. Ma perché tu hai scelta? Ti fanno scegliere se accettare o no? Oppure ti dicono alzati dal letto e muovi il culo? Come hai fatto oggi? Come avete fatto? Anche tu l'hai fatto. Insomma, siamo sulla stessa barca, ragazzi. Andiamo a piedi. Non passerà nessun taccazzo di taxicab. Hai visto? Era anche inutile chiamare. Quindi che cosa sta succedendo? A quanto pare la situazione è precipitata un po' nel panico. Mentre camminiamo questo. Era River. Diceva di procedere a piedi e di sbrigarci. A quanto pare anche loro sono stati buttati giù dal letto. Ho sentito che tutti gli altoparlanti stanno riproducendo sempre la stessa canzone. Sì. Opera di Netrunner, una specie di cellula terroristica, una cosa del genere? Secondo me è solamente un fanatico del cazzo come quell'idiota che voleva spaccare la faccia a Eric. No, 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 assolutamente no. Questo è un lavoro ben fatto. È molto difficile prendere in controllo tutti gli altoparlanti di un distretto. Lo guardo. Sono due Cerbero e ci sei riuscito. Mentre camminate comunque, vi distaccate dal vicoletto in cui eravate e vi recate nella strada principale. Effettivamente vedete che appunto per essere l'ora che è, entrati da poco a downtown, non c'è tanta gente, anzi non ce n'è per niente. Sembra quasi che effettivamente il quartiere sia stato messo in quarantena. Voi avete preso una strada secondaria, ma dietro di voi, lontananza, riuscite a intravedere delle luci, come se ci fosse effettivamente un posto di blocco che voi avete appunto aggirato. Riuscite a vedere delle luci ed ecco il motivo spiegato dell'ingorgo di cui si lamentava della main. In tutto questo riuscite anche a vedere che nel cielo ci sono diverse pattuglie volanti appartenenti proprio all'NCPD. Sto parlando di elicotteri, banalissimi elicotteri e piccoli jet che si stanno recando verso nord, proprio dove vi state recando anche voi. Sfrecciano sopra le vostre teste. Vi fate strada per una decina di minuti. Mentre lo fate, riuscite a sentire che effettivamente sentite da lontano appunto una musica. Una musica abbastanza normale, direi, classico rock elettronico, ok? Diffondersi appunto dagli edifici che avete davanti. Continuate a camminare e sentite che effettivamente si propaga della musica continuamente
dagli altoparlanti che di solito usano per mettere in quarantena gli edifici, eccetera, eccetera. La sentite veramente diffusa, un po' ovunque. Non vedete nessun altro per strada e affrettate il vostro passo. Quando vi recate lì, in effetti, il vicolo è abbastanza simile a quello che appunto vi ho condiviso nell'immagine. È un po' più stretto, però. Riuscite a vedere appunto questo enorme edificio. Un Sophthys. Il Sophthys è una sorta di catena di elettronica di consumo. Di bassa legacy. Cioè, più che altro accessibile un po' a tutti. Non vendono roba cheap, ma non vendono nemmeno roba chissà questo, quanto sì, high tech. Sì, sì, sì. È appunto molto grande, come diciamo che un piccolo centro commerciale a tre piani qui. Okay. All'entrata vedete effettivamente diverse pattuglie parcheggiate e diverse figure appunto a terra. Ok, avete con voi le armi? Certo. Ok. Pure io il mio ferro. Vogliamo aspettare qualcun altro oppure volete entrare subito? Oh, guardo, che cazzo vuoi aspettare ancora? Ci hanno detto di venire qua, andiamo. Tiriamo dritti come un treno. Avanzate, passate accanto appunto a quel... a quelle figure accasciate a terra. Alcune sono fuori proprio la loro macchina, alcune sono cadute fuori dalla macchina, sembra. Dietro la macchina riuscite a intravederne altre, contate all'incirca 8-9 unità a terra, tutte appartenenti all'NCPD. Alcune di queste indossano una tuta particolare, appunto sapete, della Cyber Unit. Sono delle unità particolari che l'NCPD usa per stanare questo genere di cose. Di solito si tratta di rapine e comunque o gang che stanno facendo troppo bordello, tutte rintanate. Alcune di queste tute sono danneggiate. Se volete vi posso rivelare più dettagli se vi avvicinate a controllare. Sì, per sì. Ora siete a una decina di metri comunque da questa scena. State ancora camminando e non siete direttamente di fronte all'edificio. Sì, mi incuriosiscono particolarmente me tanto e mi ci avvicino io. Ok. Ti avvicini, Arthur. Noti che effettivamente parti della tuta sono saltate. Vedi anche... ne vedi una senza una gamba. C'è effettivamente lì un cumulo di sangue che ti sei avvicinato meglio... E la zona non è tanto illuminata, quindi non te ne accorgevi da prima, ma effettivamente c'è una pozza di sangue lì intorno. Sembra che sia stata fatta una sparatoria, sebbene non spiegherebbe per quale ragione ad alcune tute mancano delle parti, appunto come se fossero state saltate in aria, come se fossero fatte proprio saltate in aria. Non so parlare. Non ti preoccupare. Sono state fatte saltare in aria alcune parti di corpo, come se fossero... state prese da un fucile a pallettoni, ecco. Roba seria. Guardate questa meravigliosa pozza di sangue anche. Ah, bellissima. Attento a non sporcarti le scarpe, Clay. Aspettate un attimo. Controllo su uno di questi corpi se magari ha qualche arma addosso ancora oppure no. Anche colpi, qualsiasi cosa che potrebbe... Diverse andare. Armi, effettivamente, di... utilizzo ordinario. Alcuni sono fucili d'assalto, altri sono semplici pistole. Non noti nulla di particolare. Ecco, stavi cercando qualcosa di specifico? No, effettivamente no. È una dotazione standard dell'NCPD oppure... La dotazione standard è per le unità che appunto non indossano la tuta. Quante invece alle altre hanno dei fucili un po' più pesanti, diciamo. Però non si tratta comunque di unità tipo... spade, katane o lanciamissili, quant'altro. Sono sempre comunque di utilizzo cittadino. Va bene, la situazione mi fa veramente schifo, ma dobbiamo occuparcene noi, quindi fate strada avanti. Sì, ma prima dobbiamo cercare Regina, se no non possiamo fare niente qui. Aspettate, provo a chiamarla. Faccio il suo numero al telefono. Uno squillo
E risponde: dove cazzo siete? Dove cazzo sei tu? Siamo qui davanti. Io non devo fare niente. Vi ha chiamato River, vero? Sì, ma ha detto che però ci stavate aspettando. Stavamo aspettando? No! Voi dovete occuparvene. Anzi, a proposito, aggiornateci. Dove siete esattamente? Dov'è che siamo? Dovevate essere lì 20 minuti fa, cazzo! Non è colpa mia se della main ha trovato. Non è colpa mia se della main ha trovato traffico per strada. Guardo Eric con le braccia incrociate. Te l'avevo detto che era mezz'ora fa. C'era traffico. Non è colpa nostra. Sentite, adesso entrate là dentro e spiegateci la situazione, ok? Va bene. Cercate di non danneggiare il Solstice. Già ci stanno tartassando già. I telefoni squillano in continuazione. Diamine. Senti, ripetemi cos'è che volete fatto al dettaglio, così almeno... Sicuramente ci saranno delle teste di cazzo là dentro, no? Bene, potete anche occuparvene voi. Insomma, metteteli fuori gioco, sparategli in testa, non ci importa. Basta che il problema sia risolto entro 20 minuti, mezz'ora, perché continuano a dire che stanno perdendo un sacco di soldi. Discorsi del cazzo, come sempre. Ciao, regina. Ciao. Entriamo, metto la pistola dietro il cioè sulla zona lombare. Abbiamo l'autorizzazione adesso. Ce l'avevamo già da prima, dai. Ragazzi, fatemi tutti un test su percezione. Chi ha le ottiche può sommare tecnologia qualora voglia, oppure un più due. Io ce ne ho le ottiche. Okay. Ho effettivamente gli occhiali. Io non ho nulla da sommare. Cyberocchio BD 20. Scusami che te l'ho chiamato dopo. Niente, 16 ho fatto. Su percezione 10. Era 20. Ok, 25. Arthur, ti guardi intorno. Iniziate ad avvicinarvi appunto all'edificio. Riesci a intravedere alcune telecamere più sospette di altre. In particolare la telecamera di fronte all'edificio si illumina di un LED verde e sembra che vi stia seguendo, come se fosse controllata in remoto da qualcuno che sta seguendo appunto i vostri movimenti. Da prima pensi che sia una tua impressione, ma quando ti rivolti e vedi che effettivamente la telecamera continua a seguirvi nitidamente mentre sei vicino, ti fa pensare che forse siete osservati da qualcuno. Ok, mentre ci stiamo sistemando e preparando gli faccio sottovoce: occhiali, soldi ben spesi, qualcuno ci sta guardando. C'è una telecamera che segue tutti i nostri movimenti. Sta lì in alto a sinistra, non guardatela. D'accordo, okay. Allora direi che è il momento di entrare in azione. Forse sarebbe meglio cercare un'altra entrata, una non controllata da qui davanti. Tanto ci hanno già visto, entriamo. Mi piace questo modo, Clay. Siete davanti all'edificio, la musica si interrompe e sentite appunto una voce da ovattata come... no ovattata, distorta come se fosse appunto da un megafono, ok? Squillare e risuonare in tutta la città. Hola, Chumbas! Vedo che abbiamo degli ospiti! Avete mai sentito parlare dei Drop Exiles? No? Beh, dovreste! Avanti, avvicinatevi! Avvicinatevi! Farete la fine di tutti! Senti appunto questa... sentite questa canzone, dopodiché partire a palla totalmente. E... un attimo che la trovo, però... Com'è che si è definito Drop Exile? Sentite Exile. Appunto questa canzone assordante, proveniente da tutti gli altoparlanti ai semafori, ai pali, e anche dall'edificio davanti a voi. Gli piace fare le cose in grande stile, va bene. Drop Exile. Conosco questo nome, Master. Io sì. Fammi un... aspetta, vediamo un po'. Che toga è sta canzone. Conoscenze della zona? Conoscenze della zona, vai. 17. Allora, i Drop Exile. Sai che è una band emergente? Oggi usciva il loro album I Am Revolution. Ok.
fanno electro rock, come senti. Ok, ok. Va bene. Aspetta, faccio. Senti, noi siamo entrati da qua da cosa? Da un portone? Cosa c'è? In questo edificio siamo entrati con una porta singola, c'è una sorta di portone in vetro, riuscite a vederlo. Ma comunque l'edificio è molto più grande, è lo stile che in quel modo. Ok. Questa diciamo che è la hall. Te la devi immaginare un po' alla Euronix, ecco, mettiamola così. Ok. Allora faccio una cosa. Dalla porta d'entrata riuscirebbe a entrarci una macchina? Assolutamente sì. Ok. Sto uscendo la pistola, quando un tratto mi fermo. Ma aspettate, venite con me. Che devi fare? Vedete che Clay ritrae la pistola. Torna sicuro, un bagliore. Accende i suoi occhi solo per un attimo, come se stesse ragionando su qualcosa meccanicamente. Si reca verso la volante della polizia. Esatto. Sì, esatto. Mentre comincio a staccarmi un pezzo, un filo proveniente dal mio innesto particolare, che adesso gli farò vedere per la prima volta, gli faccio: Regina ha detto che possiamo fare quello che vogliamo. Io la prendo alla lettera. Inserisco questo hardware. Io ho mai parlato dell'innesto che ho in testa, quello che mi ha inibito i nervi e non posso, se mi faccio sentire dolore, ed ecco il motivo per cui mi chiamano Clayman, uomo d'argilla. Sì, ce ne parli sempre. Non l'ho mai visto io, sono davvero curioso adesso. Ma non l'avete mai visto in azione. Appena collego questo coso, inizio a muovere le mani. Appena abbasso questo dito, la macchina accelera. Abbassi il dito. Prima, seconda, terza, quarta. Il motore si scalda parecchio. Del fumo fuoriesce dalle ruote. Dopodiché, allungo la mano e comincio a toccando l'aria praticamente. E comincio a ruotare lo sterzo. Vedete effettivamente che lo sterzo viene manipolato un po' come se ci fosse un della main, ma non c'è della main. Mio. Accelero verso. Metto la macchina in direzione della porta. La macchina si gira, si inclina lentamente. La sua punta, appunto, si rivolge verso il portone in vetro. E adesso. La scritta Softsys viene illuminata ancora di più. E adesso il chip di memoria. Inserisco all'interno al lato della testa. E inserisco una macro, un comando. Accelera. Dopodiché premo il tasto, ritiro l'hardware e la macchina parte. Ok, appena ritiri l'hardware, la macchina che ha incanalato tutta questa velocità parte in quinta direttamente nel portone. Voi non siete comunque all'interno della vettura, giusto? No. Meno male. La macchina sfreccia davanti al portone, appunto lo sfonda, sentite appunto una moltitudine di vetri infrangersi e all'improvviso una piccola esplosione. Fa esplodere tutti gli altri vetri. Cazzo, Clay! Ora ma possiamo. È fantastico! Oh, bel trucco. Ora possiamo entrare. Se c'era qualcuno Eric... che ti aspettava dietro la porta, adesso non c'è più. Eric, i tuoi sensori vitali che vedi in basso a sinistra in certe situazioni iniziano a diventare arancioni per poi diventare rossi. Ti tremano le mani. Stringi i pugni. Le tue braccia diventano il doppio grosse. Senti proprio l'adrenalina. Riesci quasi a immaginare una melodia nella tua testa, come se si stesse quasi creando una canzone. È così che di solito crei musica, distruggendo. Cazzo. Estrai la tua grossa arma da mischia, una chitarra elettrica appartenuta a chissà chi, modificata per l'occasione. La chitarra risuona con le tue dita che toccano le corde e appunto stride parecchio. Arthur, tu invece cosa fai? Esco la pistola e inizio a prepararla, a caricare i colpi e a prendere la mira. Quindi stai fuori tu? Sì, li coprirò da fuori. Ok. E noi entriamo tipo Power Rangers, entriamo. Ok. Prima che tutto cominci, sì. Gasato da tutta questa situazione, metto le mani nelle mie tasche, prendo un piccolo contagocce. Clic, clic, clic. Mi faccio un po' di blue glass. Ok, parlamene di più, che effetti darebbe?
Allora, io sono dipendente da questa cosa, che è una sostanza stupefacente di Cyberpunk. Io sono già dipendente, per cui se non ne faccio uso... Allora, il fatto che mi piace tantissimo sballarmi con questa cosa, ma se non ne faccio uso, dopo un po' di tempo comincio a flashare e vedere cose strane, avere allucinazioni stranissime. Quindi ti rende euforico? Mi rende euforico, ma se non lo faccio comincio a vedere cose che non dovrei, che non esistono. Diventa ancora più pazzo. Ok, prima goccia, il tuo respiro diventa un po' più caldo. Seconda goccia, le mani smettono di tremare. Terza goccia, la tua visione diventa rossastra solo per un attimo. Vedi rosso davanti a te, stringi la chitarra elettrica e inizi a correre come un pazzo, seguito da Clayman. E vi recate appunto all'interno del di questo edificio. Daccio, forza, ragazzo! Ora l'edificio è al centro, cioè da dove entrate voi, è effettivamente un corridoio che si dirama in due direzioni. Quando ovviamente la macchina è in mezzo ed è esplosa, non ha preso fuoco, però vedete che appunto è totalmente inutilizzabile. Esatto. Vedete alcuni LED che appunto non funzionano più in seguito a questa esplosione. E sentite dal megafono: forza! Al secondo piano! O vorrete forse perdervi lo spettacolo? Non credo! Fate delle canzoni di merda! Non ci interessa un cazzo! Ok, salite le scale. Io li seguirò sempre da molto dietro a fare copertura. Non ci tengo a morire quando dovevano fare loro il lavoro. Ok, perfetto. Ora, sarà un attimo difficile spiegarvelo, ma ci proverò comunque. Il secondo piano è una sorta di loft, fatto appunto sempre con questo, con questa luce sul magenta, sul viola e sul blu, in cui effettivamente è perimetrato da tutte le cose che vendono. Al centro è vuoto, e c'era il bancone dove di solito appunto c'era la cassa, si pagava o si facevano comunque l'assistenza. In questo bancone, invece, vedete una singolare persona contornata da altre persone. Vi condivido le immagini. Sì, Boraccio, dagli una sistemata, per favore. Yes. Vedete questa persona che sta su una sorta di piattaforma, su una sorta di torretta, sopra, effettivamente una torretta, quasi di uso militare, direste. E queste altre persone posizionate strategicamente a destra e a sinistra, intorno questo bancone al centro, mentre altre sono davanti a voi più in profondità. Ne contate circa 8-9. Questa persona, quella al centro nella torretta, gira su se stessa nella torretta. Mi sembra completamente fuori di sé. Appena vi vede, ferma la torretta. Ah, non aspettavo altro! Riflessi. Ok. Tutti? Cioè, tutti e due. Tutti a parte Arthur, che invece è ancora tra il primo e il secondo piano, immagino. Sì. Nelle scale. Come faccio a fare una prova di riflessi? Aspetta. Atletica, scusami. Atletica con destrezza. Atletica, ok. Ma se dov'è atletica? Se non l'hai inserita, non lo so, è una delle prime. Non ce l'ho. Atletica, non ce l'hai, quindi fai semplicemente destrezza. Vabbè, fai aggiungere. Atletica devi per forza averla a 2, comunque. Quando avevamo creato la scheda, è una di quelle che devi avere per forza a 2. Ok, l'avrò dimenticata, aspetta, atletica. 2, sì, ma non ce l'ho messo il coso, ma eccolo qua, va bene. Destrezza, sì. Vai. 17. Ok, Clay, tu riesci a fare un balzo e andare dietro un bancone. Eric, tu sei completamente euforico di fronte a questa situazione. Questa persona ti spara con questa torretta. Quanto, che armatura hai? Una corazza leggera, 11 di armatura al corpo mi dà. 11 di armatura, perfetto. Bella sta smitragliata. Ta 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 ta. Subisci 5 danni. Ok. Oh, cazzo! Non è ancora una ferita grave, però vieni cioè, alcuni colpi riescono a perforare l'armatura e a raggiungere appunto le tue spalle.
Vedi questa, questo tizio che dopo averti crivellato di colpi si gira dall'altro lato, tipo inizia quasi a ballare con la torretta, tipo a girare su se stesso. Tropexize, acquista adesso. Dice questa cosa completamente impazzito. Cosa volete fare ora? Siete tutti e due dietro dei ripari. Questo tizio sembra che in questo momento non stia sparando e avete visto, l'ha visto soprattutto Eric che si è soffermato un attimo, la torretta emanare un po' di fumo. Probabilmente dopo una raffica necessita un attimo di essere... Ok, io fuoriesco dalla copertura e miro al tizio con la spada. Ok, non è uno, sono diversi che sono bene o male equipaggiati così. Sono dei booster del cazzo, riesci a riconoscerli. Cominciamo a sfoltire un pochettino le file. Quindi prova a colpire. Ok, devi fare. Aspetta. Arma spalla dovrebbe essere la bella. Tu con che cosa stai attaccando? Con una pistola. Una pistola okay. Molto pesante. Una nuova City Hunter più 2. Ok, lui è a circa 25 metri da te. Ok. Quindi devi farmi 20 DBD per beccarlo. E per colpire era? Ricordamelo. Per colpire è riflessi più mira più il D10. Ok. Riflessi più mira più il D10, subito. Ok. Riflessi più mira più il D10. 16. Niente, non lo prendo. Ok, spari questo colpo. Il proiettile si perde. E fora un monitor che salta in aria. E il tizio ti ride e fa: bella mira, chum! Figlia di puttana. Una sola azione posso fare. Dopodiché mi ritorno nella copertura. Cazzo, ok. Che cazzo facciamo adesso? Eric, tu sei totalmente sovraeccitato. E dopo aver detto questa cosa, cosa vuoi fare? Cazzo. Arthur! Va bene. Io ho due armi, le sto portando entrambe con me, presumo. Sì. Ok. Mi metto in spalla la chitarra. E dall'altra spalla esco la mia shotgun. No, allora fai così. La chitarra te la metti sulla mano, sulla mano sinistra, ok? La shotgun la carichi, la metti tipo sotto, okay. Sotto le braccia da gorilla, come... cioè, sfruttando appunto la stazza del tuo braccio. La incastri lì, assicurandoti che il rinculo sia perfetto, eh? Ok, dopodiché mi scosto leggermente sulla... alla destra o alla sinistra del pilastro per mirare quello che c'è sulla torretta. Anche se so che è molto lontano, però voglio provarci. Non è molto lontano, lui è il più vicino rispetto a quei tizi. Ok. I tizi sono dietro, sono posizionati a destra e a sinistra. E poi altri più in fondo, sempre a destra e a sinistra. E altre persone dietro sempre. Non li avete contati precisamente. Comunque, allora mi devi fare sempre riflessi più mira più il D10. Ti dico quanto è la CD. Certo. È sempre 20. Perché comunque a 13 metri circa. Aspetta un attimo. Allora, armi a spalla 28, ho fatto un crit. Mamma mia. Ok, rirolla un altro. Rirolla un altro. Un altro? Sì, cioè fai un altro tiro. 14. Ok, non l'avresti preso. Vabbè, comunque. Ok, carichi con questo shotgun. Inizi a correre verso la sua posizione. Sempre affiancato appunto accanto a un altro bancone in cui puoi prendere copertura perché non ci arrivi a dargli in faccia, e con questa chitarra elettrica appunto nel braccio sinistro che viene coinvolta in parte dal rinculo e parte appunto questo da parte della chitarra elettrica, riesci a beccarlo sul torace e sulla spalla con la rosata del fucile. Sto tizio fa e frolla i danni. Lui non ha armatura. Ok, allora i danni sono 5 di 6. 17. Ok, perfetto. La situazione è questa. L'accenno di un grido, ok? Ma vedi che appunto invece di essere assorbito dalla sua armatura, viene in parte assorbito dalla torretta che viene completamente distrutta.
La giacca gli viene completamente, cioè diventa fusa col suo corpo, e lui si para per l'indietro, cadendo fuori dalla torretta effettivamente. Ottimo, perfetto. Dicendo sempre questo, giusto? Sì. Dopodiché trovi riparo dietro questo bancone. Arthur. Ok, velocemente dal primo al secondo piano, quando sento chiamarmi, salgo velocemente le scale. Incocco la pistola, inizio a puntare, vedo la situazione che c'è davanti. Riesco a sparare un colpo? Riesci a vedere tutto e... sei bene o male alla distanza di Clay comunque. Cioè sei più o meno dalle parti dove è Clay, se vuoi vedere il secondo piano. Che loro sono all'inizio del secondo piano. Ok, ho visuale per sparare a qualsiasi bersaglio. Quello sì, là, dimmi che tu a chi vuoi adesso. Quello sì, 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 sì. Ok, okay. Perfetto, d'accordo. Ok. Devi farmi sempre un... è con una pistola? Sì, è un Amnesty. È un okay. Revolver. Ok. Lasci roteare il tuo revolver. Carichi. Dopodiché provi a sparare. È 20 la DD sempre. Ok. Dovrebbe essere mira, giusto? Perché ho segnato pistola. No, è... riflessi più mira più di 10. Perché ho segnato... ci ho segnato pistola nella scheda, non so perché. Non lo so. No, ragazzi, l'abilità è pistola. L'abilità è pistola, non è mira. L'abilità è pistola. Quindi giusto, eh? Sì, ah, okay. Sì, sì, sì. Okay. Okay. Infatti l'ho modificata adesso anch'io. Ho fatto 16 rollando con riflessi e pistola. Riflessi, pistola e il di 10. Ok, avevo detto 20, giusto? Sì, sì, non ce la faccio. Ok, spari questo colpo. Il proiettile fende, ovviamente è in basso. E becchi un pezzo della torretta che si incrina leggermente. La canna della revolver comincia a fumare. Cosa vuoi fare poi di movimento? Sono troppo vecchio per queste cose. Provo a cercare riparo scendendo di qualche scalino. Ah, ve ne dovete occupare voi, ragazzi. Quindi scendi sotto. Sì. Ok. Ti affianchi alla fine delle scale, praticamente. E, avrai tutto il corpo... cioè avrai una copertura completamente totale. Ok, d'accordo. Ok. Eric e Arthur. Sì. Vi dico subito. Percezione. Percezio. 14. Ok. Ce ne sono tante, aspetta un attimo. Okay, ho sbagliato. È fatta malissimo la scheda se ce l'hai a metà. Ok, rolla pure tu, Clay. Scusami, ero mutato. Su cosa? Su percezione, giusto? Percezione. Ok. Ho fatto 27. Hai in più 2 se hai l'ottica. Sì. Che a 12, che schifo. Ok, vabbè. Arthur, tu riesci a vederla. Vedi uno di quei booster che carica qualcosa e la lancia. Ok. Vabbè. Eric, tu riesci a vedere questa cosa che lancia, ma non si rega verso la tua posizione. Si rega verso la posizione di Clay. Dai, tu non ci fai caso, stai guardando dall'altro lato. A un certo punto senti ti. Granata! Poi senti offre la casa, cium. Ho il tempo di dirglielo mentre la sta lanciando. Ti giri a sinistra e... sì, puoi dirgli qualcosa se vuoi. Granata! Attenti! Clay, ti accorgi troppo tardi però di questa cosa. Ti urla granata! Nel momento in cui appunto vedi questo strano oggetto che non assomiglia a una granata. Sembra quasi un piccolo giocattolo appunto che emana questa voce. Che questa voce... Offre la casa, cium. Anche a Jinx. Si esplode davanti a te. Mi fai un'atletica con destrezza. Un'atletica con destrezza? Mm-hmm. Ah, cazzo, sono tutte abilità che non sono un gran... Atletica con destrezza, 17. Ok, fai una capriola e parzialmente riesci...
riesci a evitare i danni. Hai un'armatura tu, giusto? Sì, ho la body weight. Ok, non dovrebbe essere un problema allora per te. Corpo 11. Ok, lo assorbi del tutto con l'armatura. Ok, parte del piede viene appunto impattato da questa esplosione, ma l'armatura resiste. E senti soltanto un lieve intorpidimento che dopo qualche secondo passa. Oddio, ti fece te botto! Vedete alcuni appunto che iniziano a correre. Alcuni di questi hanno il machete, altri invece hanno un fucile d'assalto e fanno del fuoco di copertura verso la posizione dei loro compagni. Il tizio con la torretta si gira verso di voi, fa... Ma che cazzo? Perché? Perché cazzo? Perché a me? Sembra che stia parlando da solo. Si mette appunto ai... sulla base di questa torretta e non fa nient'altro. Sti tizi appunto iniziano ad avanzare verso di voi. Ora sono veramente tanto vicini. Eric. Ok. Ti viene diretto questo colpo. Ai. Allora, aspetta un attimo, ora fare questo rollo custom per me è un attimo un'impresa. Quindi... cazzo, qua ci serviva Lager che gli faceva roteare qualcosa. Poteva essere utile. Ok, un colpo di pistola verso di te, Eric. Ma ti manca. Un altro colpo, sempre da un altro tizio accanto a lui. Sono circa a 4 metri da te. Quindi ti sparano uno dai fianchi, l'altro invece da dietro cercando di prenderti la testa. Quindi questo è un attacco mirato. Cazzo. Hai un'armatura in testa? No, in testa no. È brutto. Ok. Ti arriva questo colpo al collo. Questa raffica. Verso la tua posizione. Solo una piccola scheggia. Ti arriva nel collo, ti brucia. Ma non è abbastanza per metterti fuori gioco. Tra l'altro, nel momento in cui il proiettile impatta appunto sul tuo collo, senti una strana sensazione montare, Eric. La visione si fa ancora più rossa, mentre un pop-up in basso a sinistra ti avverte che i tuoi battiti cardiaci sono critici. Cosa fai? Sono a portata da mischia, se lo vuoi. Ne ho ancora molto di sangue, figli di puttana! Visto che molti sono a mischia, sfrutto il fatto di avere con me una shotgun, mi scosto leggermente dal riparo e cercando di prenderli più che posso. Provo a colpirli con la shotgun. Sì. Ok, ricarichi verticalmente la tua shotgun, ti alzi dal bancone, spari questo colpo e devi fare solo, ti dico subito, si è abbassata la CD perché sono molto più vicini. Devi fare solo 15. Ok. Allora, armi a spalla. E due li puoi prendere insieme con lo stesso roll. Ok. Cazzo. 13. Ok. Carichi. Manchi il colpo. Poi, cos'altro fai? La shotgun mi permette di sparare un colpo solo. Sì. Non ho eventualmente modo di provare a colpirne uno più vicino con la chitarra, visto che sono a mischia? Puoi farlo, vuoi provarci? Ok, se posso sì. Ok, ti dico subito. Dovrebbe essere rissa. Allora. Ah no, armi da mischia. Sì, tu puoi attaccare con destrezza più rissa o mischia, come preferisci, più il di 10. Ok, uso armi da mischia più destrezza. Sì, lui invece ti deve eludere il colpo. 18. Vediamo se ci riesce. Ok. Ricarichi questa shotgun, dopodiché la getti a terra, impugni a due mani la chitarra e si impatta sulla carne del malcapitato. Vai, fai i danni. 17 danni. Questa okay. Musica, figli di puttana! La chitarra risuona. La testa del tizio viene completamente, come si dice in gergo a Night City, scafazzata, completamente distrutta. Il cranio si rompe,
sto tizio vola a 3-4 metri, le tue braccia da gorilla ripompano sulla chitarra stringendola e facendola risuonare ancora. Però sei lì. Ok, subito dove hai dato questo colpo mi rimetto dietro a riparo. Ok, dopodiché fai un altro salto e ritorni alla tua posizione originale. Eric, l'hai fatto? Clay, allora, c'è qualcosa che posso provare a mirare al tipo sulla torretta? Sì, puoi. Come ok, mi alzo, mi metto a prendere la mira con il mirino al cyberocchio, quindi colpi mirati o più uno, e provo a metterlo a concentrarmi, quindi faccio un colpo mirato o più due e provo a colpirlo. Vai. 28 ed è critico. Ok, assolutamente. Clay, solo per un attimo vedi tutto rallentatore, stringi la pistola, vedi Eric che si avventa con la sua chitarra elettrica su un tizio che viene completamente spappolato. Ma tu sei freddo, lucido. Zoomi, come per un attimo. Riesci a intravedere quasi, anzi la vedi proprio, la traiettoria del proiettile. Quella che sarebbe possibile, quella che farebbe. Ma tu sei più scaltro. Fai un colpo sulla sinistra, facendo rimbalzare il proiettile. Riesci a beccare il tipo che era dietro il bancone. Quindi tu lo riuscivi a vedere soltanto di pochissimo praticamente. E il proiettile rimbalza esattamente come avevi calcolato, come il tuo agent aveva calcolato e... Vedi materia grigia che vola e nient'altro. Ok. Il colpo! Il tizio sulla torretta è abbattuto. Mm-hmm. Okay. Era caduto comunque, non era sopra la torretta. Ok, faccio... Era ai piedi della torretta che diceva cose strane. Figlio di puttana, farmi svegliare a quest'ora della notte. Ok, gli altri fanno... Beh, ragazzi, ci avete fatto un piacere! Uno di questi estrae una shotgun... Avanti, chitarrista, fammi vedere un po'. Si avvicina verso la tua posizione, si mette a mischia dietro il bancone e ti spara quasi a bruciapelo. Ma tu sei più rapido. Fai una capriola a sinistra e il colpo si impatta sul bancone, facendo aprire lo sportello che c'era all'interno appunto di questo bancone, facendo uscire un sacco di portatili. Un altro prova ad attaccare invece Clay, si avvicina col fucile d'assalto e prova a beccarlo invece, e qua mi tocca sì. Ok. Allora, le raffiche. Aspetta un attimo, che vedo un attimo una cosa. Allora, la raffica, il fuoco automatico funziona a 12 metri per ogni punto oltre il VD. Quindi lui ha fatto 22. Il mitra era 15. Tirare il danno un'altra volta fino a un massimo di 3. Quindi sì. Ti fa praticamente questi danni. Minchia. Fortunato. Però sempre grossi sono. Vabbè, ok, tu assorbi 11 danni, mi sembra. 10. No, sì, 11 danni assorbo. Ok, quindi subisci 5 danni. Pure tu, sto tizio avanza verso di te. Avanti, pezzi di merda! Che cazzo volete? Vieni crivellato di colpi e poi ti abbassi quanto puoi. Vedi effettivamente del sangue uscire dalle due ferite. Che serata di merda. Arthur, tu cosa fai? Interrompi un attimo loro che si scoprono un po' e avanzano verso i tuoi colleghi. Ok, e voglio provare ad attaccare quello che ha attaccato Eric praticamente alle spalle da dietro il bancone. Ok, ok, è abbastanza vicino in realtà a te. Perfetto. È a più di... cioè a meno di 12 metri. Ok. Pistola? Yes. 15. Ok, posso usare 3 punti fortuna? Sì. Ok, perfetto. Ok. Carichi la tua revolver di nuovo. Stavolta sei sicuro, ma a un certo punto
si inceppa. Cazzo. Premi più forte il grilletto. Poi gli dai un colpo secco. E mentre gli dai questo colpo secco, incredibilmente, parte proprio il colpo. E parte esattamente nella traiettoria in cui volevi che andasse. Ok. Vai, fai sti 4D6. Quante che sono? 6. Ah, bruttino. Viene in parte solo la schiena viene in parte coinvolta. Salta soltanto per aria. Si gira solo per un attimo guardandoti mentre ricarica il suo shotgun. Cioè, con 4D6 hai fatto 6. Che schifo. Assurdo. Te l'ho detto che faccio schifo. Mamma mia. Ok, Eric, sei di nuovo là. Cosa vuoi fare? Ok. Davanti a te c'è il tizio che appunto ha appena ricaricato la sua shotgun. Ok. Approfitto di questa cosa dopo che mi ha sparato il colpo e mi ha leggermente graffiato il viso. Mi giro proprio dal riparo per venire alla sua sinistra. Vieni qua, becca questo, figlio di puttana! Provo a sparargli un colpo. Ok, con la tua shotgun. Va bene, la CD è 15. Yes. La BD, anzi. La BD. BD. Ok. Fai danni. Boom. Minchia. Ok, ricarica la tua shotgun. Diventa tutto rosso. Tremi un po', ma non esiti. Spari. Salti in aria anche tu, per dietro. Ma lo vedi volare. Dividi il suo torace in due parti. Sì, sì. Forza Clay, forza Arthur. Ok, Clay, sparo ancora, cerco di eliminare tutte le minacce. Ah, quanti ne sono rimasti? Ricordamelo. Di quelli che vedete, 3. Però avete intravisto altre persone dietro. Va bene, allora spara uno di loro. Provo. 15, niente. Ok, sì. Ok. È 15 ora la BD, si sono avvicinati. Ok, sparo contro di loro, faccio i danni. 14 danni. Ok. Prendo la mira contro uno di loro. Ok, gli spari una gamba, sto tizio fa "Che cazzo!" e si accascia tipo il bancone accanto facendo forza una scivolata. Di puttana! Adesso fermatevi, gettate le armi! Col cazzo! È strano. Ho detto col cazzo, ragazzi. Cioè, col cazzo, il tizio che ha detto col cazzo estrae la pistola e prova a spararti. Anche lui deve fare 15. E ci riesce. Ci riesce. Mamma santa, ma veramente. Buoni roll. Vabbè, sono 3 danni. Sono 3 danni, però. Siamo già a 8. Ok. Tieni un altro proiettile, stavolta molto vicino ai polmoni, in basso. Ti fa davvero male, Clay. Potresti sentire quasi il dolore. Potresti. Senti i tuoi sistemi che funzionano male. Ti vedi tremare. Psicologicamente non soffri il dolore, ma è come se... cioè, senti il tuo corpo che si rallenta. Ok. Poi tocca all'ultimo. Quanti restano, più o meno? 3 sono. Okay. 3. Poi l'ultimo invece rimane lì. Non sapete cosa stia facendo, ma non dice né fa niente. Ok. Arthur? Continuiamo a eliminare quelli armati. Quello che si era girato di schiena prendendo... quelli che ne vedi ce ne sono 2. Uno non lo vedi proprio. Va bene, quello che vedo allora. Ok. Non ci arrivi, vuoi spendere punti fortuna? I punti fortuna vanno spesi prima di tirare. Prima? Sì. Ah, me la stavo leggendo prima. Ah, va bene, grazie. No, comunque non ci arriverei mai e poi mai. Ok. Non spari quest'altro colpo. Sembra che tu sia troppo distante, sebbene sia coperto comunque. Ciò sta inficiando quello che stai facendo e quello che vedi, Arthur. Eric. Ok. E il tizio davanti a te è diviso. Ce ne sono altri 2 intorno a te. Ti stufi.
Stringi la tua chitarra. Sono soltanto due booster di merda, pensi. Ok, sono equipaggiati con armi a distanza da mischia. Uno con la pistola, l'altro con, con il fucile d'assalto. Ok. Allora vado da quello con la shotgun, che dovrebbe essere il più vicino. Sì. Con la mia chitarra. Uno ha il fucile d'assalto e l'altro ha la pistola. Non c'è quello con la shotgun. L'hai fatto saltare in aria poco. Ah, avevo capito. Ok. Allora vado da quello con... col fucile d'assalto. Se non è troppo distante. Vai. Ok. Velocemente riprendo in mano la chitarra. Faccio uno scatto proprio apparendo quasi improvvisamente dal mio riparo. Ah! E questo è per prima! Prova a dargli un colpo con la mia chitarra. Ok, vai. 15. Arma da missile. No, 15. Deve fare il suo eludere, scusami. Ok. Posso tirare? Vai. Cazzo, 12. Ok, prende la tua chitarra elettrica e fa: ma che fai? Ma sei un coglione! Ride di te mentre non fa nient'altro se non puntarti il fucile. Prova a colpirlo di nuovo, visto che l'arma da mischia ha due di radio di fuoco. Vai. Tipo, lo guardo incazzatissimo per questa cosa e provo a dargli un altro colpo. 18. Ok. Ritrai la tua chitarra elettrica. Ti ho dato il coglione. Per cui come lo finisci? A pochissimi attacchi, dimmi. Ok, allora Gli do un colpo all'altezza dell'addome con la paletta della chitarra, quindi con la parte davanti. E poi quando si piega gli do un colpo in testa col corpo della chitarra. Dai questo colpo. Afferri come fosse una mazzana baseball. Ci dai questo colpo e la chitarra risuona. Coglione, ci sarai te, bastardo. Continua a infierire questo tizio. La sua schiena è spezzata. Continua a infierire questo tizio. Sei tu un coglione. Ok. Allora, Eric ha giocato. Clay, ti avevo fatto fare la cosa? Mi pare di no. Cosa? No, ora tocca a loro, ok. Il tizio con la pistola indietreggia un attimo. Poi fa: ehi, amici. scherzavamo. Ok, allora faccio una cosa. Esco fuori dalla cosa, mi rialzo, gli sparo un piede. Che cazzo, ciumma! Mi avvicino a lui, puntandogli la pistola verso la testa. Lo alzo da qua. Se è arrivato a terra dopo gli ho sparato un piede. Lo alzo da qua. Dai, sparagli, fagli saltare la testa! No. Fermo tutto. Vedo le casse di questa musica di merda. Sì. Ok. Sparo alle casse. Ok. Spari un paio di casse fin quando la musica lentamente non si ferma. Ora pezzi che... di merda. Gli entro la canna della pistola in questo bocca. Qua è un booster che sta prendendo. Yep. Okay. Gli metto la canna della pistola in bocca, dico: oh. Allora, adesso parliamo noi. Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Carico un'altra parola. Aspetta. Dì un'altra parola mentre non sei interpellato. Ora il mio amico qui ti farà delle domande. Ti risponderai sì o no con la testa, va bene? Fammi un cenno con la testa. Va bene, fa un culo, ok. Bravo. E dopodiché gli do un colpo con la canna sopra i denti. Non la uscire. No, gli dico soltanto: ti ho detto di non rispondere a parole, solo sì e no. Parla, Arthur. Mi chino, gli punto anch'io la pistola direttamente sulla testa. Gli dico: così, giusto per essere sicuri, sai com'è in questi casi. Allora, dimmi un po', che cosa facevate voi teste di cazzo qua dentro? Che intenzione avevate? Musica di merda. Voglio di sta cazzo di cosa! Non si capisce un cazzo, Clay. Puntagliela alla testa, non in bocca.
La più divertente. Esco la porca troia. Va bene, sì, ok, la testa. Tanto vaffanculo, no? Vaffanculo in ogni caso. Che palle di giornata. Non hai risposto alla mia domanda. Già, ti do che cosa facevamo? Siamo stati assoldati, no? Da chi? Cazzo. Avevo il coglione laggiù. Tienilo sotto tiro. Vado dal coglione laggiù, inizio a frugargli di sopra, prendere il cellulare, vedere chi è. Provare a scoprire qualcosa. Ok, a te ci arriviamo dopo. Ci metterei un attimo perché ci sarà da leggere una piccola cosa. Mm-hmm. Troverai una cosa. Poi non so come ti vorrei comportare, quindi... Va bene. Arthur si allontana abbastanza velocemente appunto dalla scena e si china sul cadavere di quello che sembra, in realtà, ora che lo vedi meglio, lo vedi più da vicino, non ti sembra un gangster, ma non ti sembra nemmeno un booster. Ti sembra una persona che potrebbe lavorare qui, volendo. Io gli dico a questo tipo qui, gli dico... Senti, Ciccio Bello, da dov'è che venite? A quale gang appartenete? Milestorm, ci conosci? Tutti conoscono i Milestorm, figlio di puttana. Guardo Eric. Tu conosci Milestorm? Cosa so sui Milestorm, Master? Te lo dico subito. Instant, allora, proprio. I Milestorm sono una di quelle gang molto famose al... Maelstrom. Sono quelli con tutti gli impianti in faccia. Sono tutti quelli chippati. Tutti proprio... che dei loro cyber hanno fatto proprio l'emblema della loro band. Effettivamente questo tipo non vi sembra così tanto ritoccato, il giusto. Sembra un booster come un altro, diciamo, forse un po' di più, però anche delle sue abilità. Comunque, è una gang di booster, sostanzialmente. Mm-hmm. Molti di loro sono dei cyber psicopatici, ma interagendo comunque con questa persona non vi sembra un cyber psicopatico. Molti di loro sono appunto cyber psicopatici e semplicemente si mascherano da gente che vuole fare rivolte e cose così, quando invece quello che interessa a loro principalmente è il denaro. Hanno, diciamo che sono un po' la forza lavoro, sono una gang molto grande e molti di loro sono anche spacciatori, eccetera eccetera, però la maggior parte vengono impiegati in realtà in rapine e cose così. Manovalanza, in buona sostanza. Situazioni minori, sì. Però la gang è molto influente, è molto grande e in realtà, anche se non sembra, ben stratificata. Hanno tutto il controllo di un altro quartiere, non questo qua. Il Northside Industrial si chiama. Ok. È appunto a nord, è appunto un quartiere industriale. Gestiscono quasi interamente il commercio di innesti, diciamo un po' così, un po' tarocchi. È molto possibile, Eric, che almeno la metà degli innesti che indossi possano avere effettivamente provenienza dai Maelstrom. Ok, guardo Clay che cercava risposta appunto alla affermazione. Pure Clay comunque li conosci un minimo, cioè sai che comunque sono allora, famosi, allora, però non sai, per te sono degli spacciatori qualsiasi. Ok, allora appena lui mi risponde a questa domanda dico: ah, ho capito chi siete. Siete tutti quelli con la faccia da cazzo tutta scippata, con le luci rosse. Zero. Sei fanculo. Manovalanza di merda, oserei dire. Ma che cazzo ci fate da queste parti? Non è vostra zona questa. Ma che cazzo vuoi? Veniamo a soldati e quindi ci presentiamo. Fanculo, doveva capitare proprio a me. Per caso conosci un certo Sturacessi? Sturacessi? Mm-hmm. Chi è? Ricordamelo, erano tra i tuoi contatti. È un mio contatto e fa parte proprio dei Maelstrom. È un tipo tutto scippato in faccia. Gli faccio vedere una foto, che è quella foto di quel tizio vestito a Natale. Ah, ok, ok. E gli faccio vedere quella foto. Questo tipo fa questa faccia? Non so chi cazzo sia.
Metto la gente in tasca. Poi guardo Arthur. Arthur, com'è finita? Sono chino su questo corpo. Arthur, tu noti effettivamente una cosa. Noti l'agent del tizio, appunto, che è ancora aperto, in realtà, anche se presenta dei messaggi non letti. Quindi probabilmente quando voi siete entrati era proprio incline a leggerli per la prima volta. Li apro. Ti condivido la schermata. Allora, ritorno verso di loro e leggo ad alta voce. Arthur porta questa specie di mini tablet, appunto, per le mani e legge ad alta voce. Allora, ci sono dei messaggi non letti. Questo si chiama come in merda di Sidewalks and Skeletons. Bruciamo tutto, Ciumba, ci vediamo alle cazzo di 23 tutti cippati, al solito posto, e vediamo di ribaltare sta cazzo di città. Si parte dal basso, bro. Come i cazzo di Sidewalls e fottutissimi bastardi Skeletons. Stasera faremo vedere a quelle teste di cazzo dell'NCPD chi cazzo comanda. Beh, mi è andato un po' male, devi ammetterlo. Poi per quella cazzata di Drop Exile, o come cazzo si chiamano, nessun problema. Porta tutta la cazzo di musica che vuoi e fai tutto quello che ti pare. Tu porta la musica e gli Eddie, che io porto le armi e i miei booster. Stasera faremo ballare la città. Fino a un certo punto ci siete riusciti, ma... appunto, amico. Come ti ho detto, non era con noi quel coglione. Non sarebbe campato un giorno con noi, Chum. Allora, qua sopra c'è scritto che si chiama Larsen. Prima di aprire gli altri messaggi, ho mai sentito questo nome. È un nome comune, come se si chiama Giovanni, in realtà. Ok. L'account poi... si chiama Larsen. Questo poi lo porto da un paio di mie conoscenze brave. Vediamo gli altri messaggi. Dove vuoi cliccare? Stupida bitch. Tiettelo. Stupida bitch. Allora, addio coglione, quindi alla fine hai deciso di installartelo, eh? Sei un egoista del cazzo, ti avevamo detto tutti di smetterla di pensarci. Al primo cazzo di stipendio che hai, te lo spari così, come un coglione. Quasi non ci credevo quando ti ho visto. Non so nemmeno se capirai questo messaggio, se lo prenderai come una provocazione, ma anche se ti conosco da poco, mi ero affezionata. Mi sembravi un bravo uomo in questo oceano di merda, sembravi un'isola tranquilla. E invece sei un coglione di merda come tutti gli altri. Vai a morire ammazzato in strada, stronzo tossico del cazzo. Che bello l'amore. Ride pure il tipo, fa. Caratterino, eh. Gli do un calcetto sulle costole, tu non ridere. Aia, porra. Senti che bestemmia. Ah, leggiamo ancora, dai. Quel coglione di B. Cos'hai detto? Quel coglione. Cos'hai detto, Arthur? Quel coglione di... Quel coglione di B, un altro messaggio. Fammi leggere. Oh, Eric, vieni, te lo passo. B, tu conosci una persona che effettivamente si fa chiamare B? Mi sono fissato subito. È il tuo bisturi di fiducia. Magari è lui, magari non è lui. Gli strappi questo agent dalle mani. È ancora iniettato di quella roba che comunque sta passando, diciamo, la botta. Leggi. Quella che va di fotto la moto. Ehi, Shum, non me l'avevi detto che eri così tanto cippato? È stato un bordello ricucirti per bene. A proposito di lavoro, testa di cazzo, mi devi ancora 3K. Parte dei chip che mi hai rifilato erano tracciati. Vedi di non fare lo stronzo con me, perché sarò pure un bisturi di merda come altri. Ma a differenza loro ho le mie conoscenze, Ciumba. Fatta questa doverosa premessa, ricordati di chiedere ciò che ti ho prescritto... E vai lì e fatti vedere. Se il pagamento sarà puntuale, avrai altri psicotropi antidolorifici, così da farti passare la botta in qualche settimana. Se fai il bravo, un piccolo extra lo offre la casa. Ci si rivede se non sei morto, altrimenti... Rip. Chi è B? B. Un bisturi. Molto conosciuto. Ma io lo conosco abbastanza bene. E perché lo conosci abbastanza bene? Che tutta questa è roba sua. Bella, no. Gente di merda vi mettete. Ridammi il telefono. Pieno. Ridammi Legend. L'ultimo. Alison Bustfu.
Shut the fuck up. Ok. Shut the fuck up. Boost you. Allora, ragazzi, prima di dirvi questa cosa, Clay, tu conosci questa agenzia? È un'agenzia di management. Boost fuck you. Boost shut the boost fuck up. You. Boost a few. Boost a few. Faccio boost a few. Passano, lo conosco quell'agenzia. È un'agenzia di... Cos'è che fa? È un'agenzia di management. Si occupa di marketing. Perché mai un'agenzia di management dovrebbe curare questi idioti? Fatemi leggere. Ho parlato con la direzione stamattina, ti voglio immediatamente in ufficio, bello. Abbiamo parlato con i Drop Exile, non ne sono sempre entusiasti, anzi, hanno paura di fare la figura dei coglioni. Fare la stessa musica dei Sidewalks è un conto, prendere il controllo di un negozio intero e fare quello che vuoi tu è eccessivo, cazzo. Sappi che se non ti recherai in ufficio entro le 8:30 perderai il lavoro e sappi che anche a Boost a Few si dissocierà dalla tua trovata commerciale geniale. Onestamente spero che ci ripenserai, se non sei nemmeno tipo per fare questo genere di cose. Non è la stoffa, collega. Quanto invece alla nostra amicizia, mi spiace aver rivelato i tuoi piani, ma quello che stai facendo va oltre ogni limite. Sorry. Ehi, idiota, lo guardo. Che c'è? Volevo far festa? Oppure volete premere quel cazzo di grilletto? Dai, muovetevi. Gli do un pugno in faccia. No, aspetta, Legend. Aspetta, io ho un pugno in faccia. Vi passo Legend di nuovo. Ti ho detto di non parlare, soltanto uno. Perché a Boost a Few era interessata a voi? Chi è il tra di voi che è andata a parlare con questi cazzoni? A noi. Ma sei un testa di cazzo, non hai capito niente. No, sono reclutati. La risposta è qua dentro. Era quel coglione, faceva parte... sentite, faceva parte di un'agenzia, era un cazzo di corpo. Voleva fare una cosa, aveva... fatto qualcosa il giorno prima, non lo so. Sì, si era recato da noi e ci aveva proposto una cosa. Ehi, perché non prendiamo parte a questa sorta di marketing che devo fare? Pensavo fosse un lavoro pulito. E quindi è finita così. Cazzo a saperlo. Lavoro pulito. Fa quasi ridere detto da uno come te. Ehi, guarda che noi i lavori puliti ne facciamo un sacco. Tutta quella merda che è addosso, molta te la rifiliamo noi. No, non lo metto in dubbio. Mi alzo, gli metto un piede sul petto. Dico, che vogliamo fare dunque? Anzi, aspettate. Eric, prenditi cura di lui, chiamo Regina. Sarà un piacere. Chiamo Regina. Squilla, dopo poco. Allora? Se c'è un pregio di te che rispondi subito al telefono. Non sto facendo altro, dannazione. Ne parlano tutti in televisione, nel cazzo di network, ovunque. Senti, Drop Exile, il loro prossimo album. Non è che c'entra qualcosa, giusto? Senti, a quanto pare questi teste di cazzo facevano parte di un'agenzia, in Boost a Few, che a quanto pare si è dissociata da questo evento che ha avuto luogo adesso. Hanno esagerato. I Drop Exile, sì, c'entrano loro. Direttamente? Ma sì. Che cazzo è successo là dentro? Una sparatoria. Quanti ne sono morti? Guardo Eric o Arthur. Quant'è che ne sono morti? 6, 5, 3, 5, 6. 6, 5, 4, roba del genere. E uno, penso che il capoccia, quello là che... Il grande testa di cazzo sia morto anche. Si è beccato una pallottola in testa. Abbiamo il suo agent. Però abbiamo il suo agent, sì. Beh, sì, può tornarci utile. Noi una decina di minuti staremo lì. Date un'occhiata intorno, comunque. Se hai bisogno, comunque, ho tutto registrato. Ho fatto un filmino. Oh. Come l'hai fatto, scusa? Ho la videocamera nell'occhio. Ma non mi hai detto che l'avresti attivata? Vabbè, è sempre attiva. Svuoto la memoria ogni sera. Ok. Un terabyte di memoria, tipo registrare un film. Bene. Faccio, d'accordo, magari lo vedrò e vi saprò dire se notiamo qualcosa di strano. Si sta recando River e altre pattuglie dalla vostra posizione. Non vi muovete, cazzo. Arriviamo. A proposito, portate qualche spazzino, fuori c'è l'ultimo schifo. E anche dentro. E anche dentro. Senti un sospiro. Che cazzo vuol dire? Avete combinato un macello, vero? No, noi no. Non c'entriamo niente. Erano già qui. Siamo arrivati.
Esattamente, c'era, a quanto pare c'era qualcuno che ha giocato con le bottiglie di ketchup già fuori con le volanti dell'NCPD. Fuori ci sono qualche corpo di agente, dentro ne abbiamo uccisi soltanto 5 noi. Avete distrutto qualcosa? La Softis vuole... ha una certa assicurazione con noi e dovremmo pagare tutto quello che abbiamo distrutto. Dico questo, a quanto pare una delle loro macchine, una macchina dell'NCPD era stata usata per sfondare il, è stata usata per sfondare tutto il palazzo, o meglio la porta del palazzo. È andata a puttare una bancarella, nulla di che, ma un po' di, ma qualche nero. Va bene, senti, basta. Ci sentiamo dopo. Ciao. Sì, è tranquilla, dai. Anche perché non sono cazzi nostri. Ha detto di fare tutto il possibile. Noi l'abbiamo fatto. Siamo beccati pure una granata, porca puttana. Pagato abbastanza per entrare in azione direttamente sul campo. Arthur, fammi un'altra percezione. Assolutamente sì. Testi potere. Troppe skill. Podere. È vero, sono un sacco di skill. Poi percezione, aspetta. Ah, tu hai anche interrogatorio in realtà. Infatti per questo lo stavo interrogando io. Perché però, pensavo mi sarebbe servito. Con la coda dell'occhio vedi qualcos'altro che si illumina. Vedi effettivamente a terra, scivolato da un booster, quello accanto ad Eric. Quello che ha fatto saltare in aria con la shotgun, per inciso. E appunto lo vedi a terra, illuminarsi. Faccio dei passi. Come se si sbloccasse, in realtà. Raccolgo e guardo. Ok. Vedi che il software che usa questo agent è leggermente diverso. Sono tutti diversi, per carità. Però questo lo vedi un po' più singolare. Vedi un singolo messaggio su questa schermata, nient'altro. Come se fosse quasi una schermata fissa. Al Pussy Sour, letto. Stasera concluderemo la giornata con un paio di novità, bro. Raduna i tuoi booster e vieni al Pussy Sour al solito orario. Portaci un paio di punto extern, così possiamo continuare. A detta di Xio, sti cazzo di sistemi sono belli complicati. Ci servirà una mano direttamente dalla Softis. LOL. A quel coglione del manager sparatergli in testa. Ecco perché ha detto quella cosa. Appena avete finito, che ci scoprono, sono cazzi. Ci si vede dopo, fratellino. Di che parli? Mi avvicino. A quanto pare avevano alla fine in mente di uccidere il loro mandante. Non è così, amico? Guardo quello per terra. Beh sì, ma è molto comune. È la prassi, hai sentito, Arthur? Ma che cazzo importa? Dov'è questo Pussy Sour? Erano di facili. Pussy Sour io ne ho solo sentito parlare, dove si radunano alcuni stronzi della mia gang. Mi ci avvicino velocemente a passo svelto, lo prendo dai capelli. Senti, stiamo già perdendo abbastanza tempo. Sai, ho una fattoria fuori città, ci produco carne sintetica, però non mi dispiacerebbe completamente vendere 50 kg di persona a prezzo d'oro. Dimmi dov'è questo Pussy Sour. Interrogare. Cosa macabra che gli ho detto. Aspetta. Capito. Ok, è un buon roll. Ok. Lui non si spaventa troppo, lo vedi comunque molto apatico, è normale. I booster sono comunque... cioè, non... quasi nichilisti. Quasi nichilisti, non gliene frega un cazzo. Però in questo caso comunque sbatte un attimo gli occhi e fa... Ma che cazzo volete fare il Pussy Sour? Non... Ascoltate, non so che cazzo vorrete fare con me, se mi volete liberare o mi volete sparare in testa come gli stronzi che siete. Ma vedete che se l'aspettano. Ben protetto. Magari vi posso dare qualche consiglio. Ad esempio, farvi i cazzi vostri. Comunque sta al North Side. Mi interessa. È il quartiere più a nord. Va bene. Grazie. Colpo in testa direttamente.
tuona all'interno della stanza in silenzio. Gli brucia il cranio dall'interno. I proiettili della mia Amnesty sono incendiari. Mi faccio, okay. Mi hai tolto le parole di bocca, Arthur. Ok, non posso. Problema risolto. Northside. Guardo Eric, hai visto perché non gli ho detto un numero preciso? 3, 4, 5. Ok, direi che è tutto chiaro adesso. Ho qualcuno che in generale di locali ne frequenta parecchi. Ho anche, ve l'ho raccontato, si chiama Ryan. Ho anche qualche contatto che ci potrebbe aiutare per questi agent tutti in giro. Potremmo fare una bella spesa in realtà. Mentre parli, tutti quanti, concentrazione, BD 28. Concentrazione? Ah, ok. Concentrazione. E mi concentro. Concentrazione com'è? Dov'è? 15. Aspetta. Eccola qua. Bruttissimo. Aspetta che ce ne sono troppe. Sono tantissime. Aspetta. Non te le sei ordinate in ordine alfabetico? No, perché poi l'ultimo no. Aspetta. Ah, vero, bella idea. Concentrazione, su cosa si basa concentrazione, volontà. Ragazzi? Volontà. Infatti, ecco perché la trovavo. Va bene. Ok. 16. Ok, fallite tutti. A un certo punto, mentre parlate, qualcosa nella vostra testa. Arthur, tu lo conosci, sa, è una sensazione detestabile. A Eric e Clay è capitato più di rado, ma a te è capitato. Qualcuno sta provando ad entrare nei vostri sistemi. Effettivamente la prima cosa che fai, Arthur, è guardare a sinistra e a destra. Lo fate tutti. Ecco perché odio tutta questa. E vedete effettivamente le telecamere tutte rivolte verso di voi. In effetti, non avete controllato nella sala del Netrunner. Non avete controllato le altre sale di questo edificio e non sapete se effettivamente altre persone sono qui. Vi avevo descritto che all'inizio qualcuno era andato lontano, ma in ogni caso non importa. La vostra vista si offusca leggermente, sentite vedete un pop-up del vostro sistema operativo che appunto fa arresto critico, arresto critico, arresto critico. Non riuscite nemmeno a parlare, quasi per un attimo. Quando all'improvviso la vista diventa quasi verde. Avete presente quei colori tipo da Matrix, verde, nero? Sì. Come se ci fosse effettivamente una stringa di codice davanti a voi. C'è questa stringa di codice e non riuscite a vedere né sentire niente. Non riuscite a vedere e sentire niente. Avete soltanto un fastidio dentro la vostra testa. È un pop-up. Poi un rumore come se la vostra vista fosse spaccata, come se si aprisse uno specchio. E a un certo punto queste stringhe di codice si uniscono lentamente in una figura. Vedete questa figura? L'avatar di questa figura agitare le mani e fare soft, la sua voce è filtrata. Softsis. Certo. Vi osservo da un po', Chumbas. Pussy Sour. Potete chiamarmi Tomodachi. E vi aspetto lì. Chiedete di me. La finestra si chiude di colpo, se ne riapre un'altra, con una barra che si carica molto velocemente. Estrazione dati in corso. Si sta caricando questa barra. Mentre la vostra testa vi fa malissimo, questa barra si riempie. 12, 14, che 18, cazzo è? 20. Ok, 24, mi è venuta un'idea. Mi farà un male della Madonna. Ma mi è venuta un'idea per interrompere il collegamento. Surriscaldo il. Io ho quell'hardware, quel cyberware che è malfunzionante. Nel mio background, quel cyberware è malfunzionante. Collego il mio hardware alla testa di Eric e l'altro alla testa di Arthur. Sei veloce, mettetevi questi! Mentre provi a staccarti la spina e senti la stessa voce. Ah, fossi in te non lo farei, ma è una tua scelta. Oh, figlio di puttana. Che cazzo sta friggere? Friggere. Vuoi morire fritto?
oppure vuoi aspettare? Non muovete un muscolo, bastardi! Non possiamo fare niente. 58, 60, vedete voi, 62. Cosa vi viene in mente? Io non ho skill di... Ora che ce l'hai fatto notare, io dico questa cosa. Se c'è un Netrunner, forse è qua vicino, cerchiamolo! Sì, allora ci muoviamo più velocemente possibile, cerchiamo qui. Iniziate a correre, estrazione dati all'82, all'86, salite al terzo piano. C'è un corridoio, diciamo, davanti a voi. C'è una porta, una delle tante, le aprite tutte, magazzini, situazioni che non vi interessano, altre sale, una sala con un computer, ma è vuota. Non è una sala da Netrunner, probabilmente è un altro ufficio dislocato. E poi riuscite a trovarla, finalmente. Ma non è la scena che vi aspettate. Una ragazza giace morta in una sala, con una schermata al computer davanti a lei. Transazione completata. Mentre arriva al 100%, e la voce che vi ha parlato prima si ricompone, questa stringa di codice si ricompone, e dice... Che c'è? Avete fretta? Ci vediamo dopo. Vi aspetto al Pussy Sour. Chiedete di me. Chiedete dell'amico. Vi sarò offerto un aiuto. E ci vediamo alla prossima sessione con Cyberpunk Red Gala. Bellissimo sto finale. Gala. Bello. Sta immagine è fighissima di sto tipo. Ma ci ricordiamo un po' che cos'era il Red Sun Bloodlust. Però forse sì, è cambiato negli anni il concetto. Si è cambiato, vediamo. Sì, o forse no. Red Sun Bloodlust. O forse no. Allora ragazzi, scusatemi se all'inizio sono stato un po'... Ci metto un po' a carburare io quando master. Sono un po' impacciatello ancora, learning. Ma penso sia normale anche perché comunque è un'ambientazione che è sempre lungo in tutto. No, figurati. Io ti capisco comunque con questa cosa. Sì, io non mastero mai, quindi tipo... Borraccia e Amberdale, vabbè, lo so, è inutile dirlo, ma Borraccia magari per esempio è... Tu ne hai fatte comunque molto di più, è vero. Io? Sì. Ma rispetto a chi? Rispetto per esempio a me, Bill. Tu hai fatto sì. Se Borraccia al secondo posto, tu al terzo, io sono il quarto proprio. No, io non mastero mai. Ah, che... vabbè, ma figurati. Però comunque dico, a prescindere, Cyberpunk è sempre un'ambientazione che ha bisogno del suo tempo per partire per un semplice motivo. Chiede sempre del tempo per essere introdotta. Esatto. Allora ragazzi, vi faccio una cosa, vi dico una cosa bella. I Drop Exile sono una band di un mio amico che esiste veramente. E l'album si chiama, no l'album, la traccia si chiama proprio I Am Revolution. Io l'ho sentita in estate sta canzone. Ah, allora dai ragazzi, allora facciamo un bello shout per questi ragazzi che sono, che se non sbaglio è il nostro amico in comune, giusto Mattia? No. È un utente che ci segue. Ah, ok, perdonami. Ok, ricordavo... sì, vi mettiamo il link in descrizione quando il video sarà sulla piattaforma rossa. Perché, aspetta, forse lo trovo su YouTube, aspetta. Ok, e quindi ragazzi sono... ecco, Mattia mi segue lo stesso. Ciao Mattia. Ciao Mattia. No, pure Mattia, volevo fare cose pure con i The Jester. Comunque ho sganciato il link della band dei Drop Exile. Con Mattia, con i The Jester e con tutta quella roba volevo fare un'altra cosa e chissà se ci riusciremo. No. Comunque fighissima la traccia, veramente figa. Bomba ragazzi, infatti bomba ragazzi, finalmente riesco a vedervi in live e grazie a Emil di aver messo I Am Revolution, fighissima. Ragazzi, avete capito? Grazie a te, era veramente bella. Avete capito cosa è successo qui, questa situazione di Drop Exile? Quanto pare c'era qualcuno che voleva emergere, voleva fare la cosa spaccona, invece poi l'ha presa nel culo. Questo tizio era un cyber psicopatico e lo era diventato da pochissimo. Ed era per questo che la sua ragazza gli ha detto di non farlo, eccetera, eccetera. Lui lavorava per Boost FU. Solo che ha retto male l'operazione, perché quando tu ti... questa ambientazione, quando ti operi per farti mettere un innesto, c'è una piccola probabilità che il tuo corpo non lo regga. Ed è così che si sviluppa la cyberpsicosi. Questo tizio ha continuato a lavorare però essendo comunque
pazzo in culo, ha detto ok, ora gli faccio un bel boost ai Drop Exile. Nella però, maniera più eclatante possibile. Probabilmente ora si parlerà a lungo dei Drop Exile, visto che loro si ritroveranno sicuramente molto più famosi. Questa cosa è che girerà a Night City. Saranno famosi anche con la merda addosso. Con la merda addosso, è vero. Però potrebbe giovarli da un lato. Se ne parli bene, se ne parli male, l'importante è che se ne parli. Basta pensare ai Sidewalls e Skeletons, gli hanno messo il virus della BD, è stata una delle BD più scaricate del mondo. Dopo questo ho preso il controllo quasi di un totale quartiere, l'ha messo in quarantena per una sera e ha distrutto mezzo negozio. Non è come distruggere la Militech, però. Però hanno voluto fare le cose un po' nel loro grande. Eppure sento che non siamo ancora arrivati al nulla in questa avventura, in quanto Red Sun Bloodlust ancora non si è sentita neanche lontanamente questa Red Sun Bloodlust. Il Red Sun, vabbè, poi ne parliamo la prossima sessione, però ha un certo... Vedrete ragazzi, vedrete. Quindi andiamo comunque come situazione iniziale, mi è piaciuta tanto. Sì, figa. Io pure mi aspettavo che il combattimento fosse effettivamente un po' più fluido, però tra un roll e un altro, e tra il fatto che loro spesso dovevano assorbire i danni, fare e dire, ho effettivamente perso tempo pure in questo. Magari ora proprio alla luce di questo vediamo magari come fluidificare, magari aggiungiamo più narrazione. Ecco, l'ho avvertito anch'io un pochettino più di crunchy, magari riusciamo anche a fluidificare. Il fatto è che non c'era manco la griglia, capito? Capito, però pensa un po' con la griglia. Secondo me certe volte la griglia invece ti aiuta a rendere le cose più veloci, perché ti puoi rendere prima conto meglio delle robe, ma secondo me è proprio la grandezza della scheda che fa andare tutto lento. È una scemenza, però può essere. Sì, vabbè, ci dai, sono non delle... è così grande la scheda, dai. In 3, 15, no, però ci sono molte skill. Io ho tante abilità. Pure io. Certo, poi i dadi dicono, no vabbè, tu devi sempre rollare male, ricordatelo Gabbro. Sì, questo è importante. Ma sapete anche cos'è importante? Il fatto che vada ringraziato Shin Watanuki per i suoi 19 mesi consecutivi assieme a noi. Grazie mille Shin, non vedo l'ora di vedere dove ci condurrà questa nuova avventura e che possano piovere crediti in questa Night City. Grazie mille Shin Watanuki, grazie mille. Ringraziamo anche Horus, livello 8, per i suoi 4 mesi, un piccolo dopo per tutte le ore di divertimento che ci regalate. Grazie mille Horus, grazie tante. Grazie anche a te, Mercex 1908, per i tuoi 10 mesi assieme a noi. Buonasera signori e a tutta la nazione, è sempre bello sostenere le persone che mi hanno fatto amare questo meraviglioso mondo dei GDR. PS, El Gabbro, dove hai bevuto quella birra nanica meravigliosa? All'Irish Pub a Messina, vicino Ganzirri. Ok. Venite, prossimo raduno. Al prossimo raduno. Non c'entriamo. Grazie, però, Mercex. Ringraziamo anche SpaxGame96 per i suoi 6 mesi assieme a noi. Deserved. Grazie mille, Spax. Grazie mille anche a te, il Gabbro Vero, per i tuoi 17 mesi assieme a noi. Grazie, il Gabbro. Grazie. Grazie al Gabbro Vero. L'Irish Pub, mi pare. AlexMagic6632, grazie mille per esserti unito al tavolo per la prima volta. Quindi, un carosissimo benvenuto, benvenuta. Grazie mille. Grazie mille. Nano Lillo Lich, grazie mille per i tuoi 25 mesi assieme a noi. Minchia, 25 mesi, quanto mi costate. Grazie Nano, grazie tantissimo. Ringraziamo anche Barkelos I per i suoi 9 mesi assieme a noi. Buonasera signori, finalmente sono 9, penso che lo chiamerò Solomon. Buona giocata, sempre fantastici. Buona fortuna allora Barkelos, grazie mille. Tra poco ritorniamo. Pizza Boy Matt, grazie per i tuoi 8 mesi assieme a noi. Ho iniziato quasi un anno fa a seguirvi con la vostra prima giocata con i Sidewalks and Skeletons. Eccomi qua, continuate così, ciumbas. Grazie mille Pizza Boy, grazie tante. Grazie ragazzi. Grazie anche a te Black Gemini 2555 per la tua donazione in bits. Vi si vuole bene, anche noi vi vogliamo bene Black Gemini, grazie mille. Ringraziamo anche MattCox91 per essersi unito al tavolo per la prima volta, quindi un carosissimo benvenuto, benvenuta. Pure il sub, grazie Mattia. Grazie Mattia. Grazie mille. Ringraziamo anche il Bardo Rinco per i suoi 6 mesi assieme a noi, grazie mille Bardo Rinco. E ringraziamo anche gli Inchiostronauti per averci attaccato a un Ride Party, grazie mille ragazzi. Grazie a tutti che ci avete seguito finora.
Grazie, ragazzi. Grazie, ragazzi. Ora noi stiamo procedendo in questa trama. Io sono curioso di vedere sto Red Sun Bloodlust di cosa si tratta, perché mi pare che non l'abbiamo neanche scoperto la prima volta che ci abbiamo giocato. Il Red Sun Bloodlust, no, ma in realtà è un fatto noto. Se voi me lo chiedete per qualche motivo, o se magari più avanti vedrete qualcosa che è collegato al Red Sun Bloodlust, voi sapete già cos'è. Questi personaggi già lo sanno cos'è. Che è una cosa famosa. Sì, è molto famosa. Molto famosa. E allora, per ora non ci pensiamo, quindi non te lo chiediamo. Quando ci penseremo, ah, ma che era? Ma ci ha pensato. Vedrete. Ma ci ha pensato Wikiroll, che va ringraziato per i suoi 8 mesi consecutivi assieme a noi. Buonasera, ragazzi. Buonasera anche a te, Wiki. Grazie mille per il sub. Però ci serve. Ragazzi, ci serve per forza un Netrunner. Per forza. Cioè, Ma io, infatti, allora. Piccolo Deus Ex. Io lo posso procurare. Piccolo Deus Ex in questa cosa. Io ho proprio sperato che nessuno di voi si facesse un Netrunner, in quanto non sapere come funzionano determinate cose è pure meglio, in realtà, per certi versi. Nel senso che ora magari, cioè, già ve lo dico di base. Uno che tipo pappa e ti arresta le funzioni vitali, ti rimpiazza il sistema operativo perché ti deve dire una cazzata, o ti estrae i dati così ad interim, non è una cosa che riuscirebbe a fare chiunque, mettiamola così. Mettiamo così anche il fatto che comunque vi è stato detto che controllava l'intero quartiere, controllava le telecamere e cose, ma qui traccia di Netrunner non ce n'erano davanti ai vostri occhi. Io l'ho detto che si trattava di uno bravo, però l'avevo capito. Uno bravo, fatti vedere da uno bravo. Comunque, al Pussy Sour, quindi. Andiamo al Pussy Sour, ma allora. Con i Pussy Credit. No, non si può dire, l'hai detto. Vabbè, ci scusiamo e ci dissociamo. Ma l'ha già detto lui. Pussy Sour. Ma da te non va bene, perché tu sei più scorretto politicamente. Io sono più polit. Va bene, ragazzi, si è fatta la scena. Siamo in Anvil, complimenti, siamo in orario proprio quando fiscal. C'era lui, quando c'era lui. No, non c'era nessuno. Quando c'ero io al mastering, le sessioni finivano in orario. Ma che cazzo è? Ma che volete? Questo ci fa arrestare qualche giorno. No. Se dice un'altra cosa del genere, mi tolgo la canotta e mostro. Qualche ci entra la PDP, la polizia del partito. Ci entra qua. Social di nuovo. Ma che cavolo! Mamma mia, stiamo andando oltre. Stiamo toccando oltre. Stiamo andando all'altrove. Comunque, signori, noi vi ringraziamo per averci seguito. Grazie per aver masterato Envy. Grazie a questa one shot fantastica. Bellissima, ragazzi. Sessione prossima sarà Western. Cyber Western. E niente. Detto questo, la morale è: ascoltate buona musica. E non vi incazzate se la vostra non arrabbiatevi se c'è traffico. Io ce l'ho la mia morale era tipo: se c'è traffico in autostrada, ragazzi, lasciate la macchina in autostrada, scendete a piedi in autostrada e uscite dal guardrail dall'autostrada, tanto esatto. Della main ve la porta sotto casa poi, della esatto. Io no, domani, per la volta che sono in macchina con mio padre, mi riferisco a lui come della main. Poi, sia delle merde comunque, minchia, quello è figo il fatto che possa sviluppare un pensiero suo. Ma io da background le odio queste cose, ste minchiate. L'avete trattato con un computerino. Io vabbè, sono un po' corporativo, me ne frega un cazzo. Lui perché è senza cuore, io perché mi spavento proprio della tecnologia. Sappiate che questa informazione della main la salverà in uno dei suoi archivi e se la ricorderà, sappiatelo. Vabbè, cioè, quindi quando c'è la missione, quando lui esce pazzo e c'è la voce di GLaDOS, se lo ricorderà, no? Magari. C'è questa, che bella quella cazzo di missione, eh? Bella. Prendiamo atto comunque. Della main ne prende atto. Quando Master Anvil si finisce l'orario perché l'indomani si deve andare a fatturare. Esatto. Ma vuole fatturare, mannaggia, non mi ci fate pensare che domani devo essere a Pistunina.
Ma perché? Pistolina. Pistolina. Ma che devo fare a pistolina? Che poi fa ridere perché a pistolina... vabbè, noi ci possiamo stupire di pistolina, ma tutto il resto della chat che ne sanno. Ma dov'è pistolina? La mia villa pistolina. La villa pistolina. Va bene, ragazzi. Detto questo, vi ringraziamo ancora da Amberdel. L'amico Tomodachi. Il booster. Sono pazzo. Il bando. Anna. Il che? Il che? Perché c'è il band e c'è il booster. Voi non conoscete quella canzone, siete troppo vecchi, siete millennials, io sono da Alexia. Buonanotte. Buonanotte ragazzi, ci stanno i credits. Stanno i credits, signorina. Buonanotte, ci vediamo mercoledì, Lorenzo, mercoledì. E comunque 7000 follower su Twitch, abbiamo toccato i 7000. Wow. Grazie a tutti ragazzi, grazie a tutti. Noi ci vediamo mercoledì. Ora ci stanno i credits. Ciao. Ciao, divertitevi tutti. Buonanotte.